Allora noi vorremmo iniziare. Esatto, dalla prima sessione c'è qualcuno che deve ancora caricare le slides qua, se ha delle slides? Hanno già fatto? Perfetto. Ah sì sì, allora buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, diamoci dei ragazzi così ci inseriamo già in un clima giovanile, così come brillanti sono state le relazioni che noi abbiamo letto. E allora io rispetterei, appunto previo concordamento già con Justin, l'ordine di questa locandina. Ciascuno ha a disposizione 10 minuti e insomma vi pregherei di rispettare i 10 minuti, così noi si possa fare un piccolo, breve, benevolo commento. Quindi 10 minuti col nostro commento dopo i 10 minuti, eccezione fatta per la coppia Sara Bagnato e Cristina Piccolo. Sara Bagnato e Cristina Piccolo ne avranno 12 minuti insieme. Va bene? E io darei proprio la parola. Ah, certo. Sì, sì. Vai con l'ordine. Allora, l'ordine è Bagnato Piccolo, Caterina, terza Aider, quarto Chiappetta, quinto Ibrido, sesto di Marco. Scusa, professore, non ha acceso il microfono. Ottavo Equizzi, decimo Vosa, undicesimo Spera. Quindi alterniamo tra i papers che sono stati seguiti dalla professoressa De Minico e del sottoscritto. Quindi iniziamo con Bagnato Piccolo. Buongiorno, sono Giuseppe, il tecnico da remoto. Vi aiuto per la condivisione dello schermo, perché sennò da casa non si vede. Dovreste tornare sull'applicazione Teams. In basso, esatto. Poi se muovete un po' il mouse, esatto, premendo dei pulsanti, il quadratino con una freccia all'interno, condividi, e poi schermo. Su schermo, anche lì, perfetto. Solo che per ora è vuoto il PowerPoint. Fate così, chiudete la condivisione, quindi se rimuovete il mouse vi apparirà il quadratino con una X dentro, con interrompi condivisione. Esattamente così. Avviate il PowerPoint prima. Ma non riesco. Abbiamo problemi con slide. Senta. Di colore sono quelli. Parece senza.
senso allora. Ma questo è il mio. Ah, grazie, sì. No. Allora, niente. Sì, perfetto. Bene. Prego, andate pure. Sei, sei il numero 9. La coppia è bravissima, farà senza slide. Vai, andate. Prova. Dunque, buongiorno a tutti. Grazie prima di tutto all'Associazione di PCE e grazie all'Università d'Annunzio di Chieti e Pescara che ci ospita in questa occasione. Dunque, l'intervento mio e della collega Cristina Piccolo si propone di andare ad individuare quale sia lo spazio che le costituzioni pacifiste di Italia, Germania e Giappone individuano per l'utilizzo della forza, con particolare riferimento allo spazio riservato alla forza nelle missioni umanitarie, quindi all'invio di contingenti militari all'estero. In primo luogo partirei appunto dall'Italia, partendo dal presupposto che la nostra Costituzione individua all'articolo 52, 78 e 87 delle norme che permettono di fare riferimento alla possibilità di una guerra difensiva, quindi uno spazio che sicuramente la Costituzione riserva all'utilizzo della forza e quello della possibilità di usarlo in caso di difesa. Diversamente la Costituzione non fa nessun riferimento alla possibilità di utilizzare la forza nell'ambito delle missioni umanitarie, o comunque non vengono menzionate le missioni. Ciononostante possiamo riscontrare la base costituzionale perché appunto queste possano svolgersi nell'ultima parte dell'articolo 11, dove si fa riferimento al dovere dell'Italia di promuovere e favorire la pace e la giustizia tra le nazioni. La domanda principale che può sorgere a questo punto è fino a che punto l'utilizzo della forza nell'ambito delle missioni umanitarie può considerarsi legittimo e quindi conforme alla nostra Costituzione. Sicuramente le operazioni di peacekeeping, quindi quelle operazioni che di base vengono svolte in contesti pacifici o comunque non belligeranti, non riscontrano dei grossi problemi di costituzionalità in quanto l'utilizzo della forza viene preso in considerazione soltanto in via residuale in caso di necessità di difendere se stessi o altri. Dubbi diversi potrebbe sollevare invece l'utilizzo delle operazioni di peace enforcing che hanno nella parola stessa, presuppongono l'utilizzo della forza che non avverrebbe appunto in via residuale e quindi potrebbero sollevare appunto dubbi diversi rispetto alle prime. Fino ad oggi i governi che hanno intrapreso questo tipo di operazioni le hanno giustificate sulla base dello scopo umanitario, quindi sostenendo che questo tipo di operazioni vanno a bilanciare proprio al fine di stabilire la pace il ripudio previsto dall'articolo 11 della Costituzione. Passando invece per quanto riguarda l'articolazione del principio pacifista in Germania, abbiamo invece tre articoli in cui è articolato il principio pacifista, che sono il 24, il 26 e l'87A, e possiamo sicuramente dire che la Costituzione tedesca di base enuncia un forte ripudio della guerra di aggressione, condannandola anche con una riserva di legge penale per tutti coloro che intraprendono delle azioni idonee a turbare la pace e la convivenza tra i popoli. Allo stesso tempo ammette anche la guerra difensiva, in quanto fa riferimento alla costituzione di forze di autodifesa per la Germania, per cui la domanda che in questo caso ci possiamo porre è le missioni di peacekeeping e di peace enforcing, quale spazio trovano nella Costituzione tedesca? Sicuramente lo scopo e la ratio della norma rispecchiano quella che troviamo anche in Italia. Potremmo però ipotizzare che in questo caso sia più facile giustificare le missioni di peace enforcing facendo un ragionamento a contrario sulla base dell'articolo 26, dove viene fatto riferimento appunto allo scopo su cui viene posto il divieto dell'uso della forza, che è quello della guerra di aggressione. La base costituzionale poi delle missioni umanitarie viene individuata nell'articolo 24, così come anche evidenziato dal Tribunale Costituzionale tedesco, che è un articolo che fa riferimento appunto al dovere della Germania di cooperare alla pace e alla giustizia tra le nazioni, come fa il nostro articolo 11.
Da ultimo, per quanto riguarda invece il principio pacifista in Giappone, troviamo una situazione molto diversa, in quanto abbiamo un forte rifiuto in questo caso della guerra. La Costituzione utilizza proprio questa parola e afferma che per sempre il popolo giapponese rinuncia alla guerra come diritto e come appunto strumento di offesa, e viene anche stabilito un divieto di riarmo per il Giappone. Per cui già da questo presupposto potremmo affermare che la guerra difensiva in Giappone è stata difficile da giustificare. Tuttavia comunque abbiamo in Giappone delle forze di autodifesa che vengono giustificate dalla locuzione che troviamo allo scopo di cui al precedente paragrafo nell'articolo 9 della Costituzione giapponese, dove il divieto di riarmo viene strettamente connesso alla guerra di aggressione in cui si fa riferimento al paragrafo precedente. La legge attuale che regola le missioni umanitarie in Giappone è il Peacekeeping Operation Act, che risale al 92 e che ha subito diverse modifiche da allora ad oggi, e ricalca sostanzialmente quelle che sono le operazioni di peacekeeping che vengono portate avanti alla comunità internazionale. Quindi individua quelle condizioni per cui la forza può essere utilizzata, che sono quelle condizioni di pace o comunque di non belligeranza, di terzietà delle parti e di utilizzo della forza soltanto in via residuale. Detto ciò, io per ora ho concluso e passo la parola alla mia collega. Passando invece ora ad una disamina di quello che è il ruolo degli organi costituzionali all'interno dei procedimenti deliberativi in Italia, in Germania e in Giappone, un primo elemento da rilevare è sicuramente il ruolo centrale attribuito agli esecutivi. In Italia questo ruolo è evidenziato molto bene dalla legge 145 del 2016, in quanto è espressamente previsto che l'invio di missioni sia statuito tramite una delibera del Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Questo è un ulteriore elemento da mettere in evidenza, in quanto questo onere di notifica al Capo dello Stato sussiste proprio in Italia, e che un onere di notifica non meramente comunicativo, ma comunque irrinunciabile. Il ruolo del governo è altresì evidente per quanto riguarda le risorse finanziarie attraverso cui si fa fronte alle missioni umanitarie. Infatti è prevista sempre dalla legge 124 e 145 del 2016 che lo schema di decreto con cui si decide di far fronte alle missioni umanitarie venga trasmesso alle Camere, in particolar modo alle competenti commissioni per l'espressione dei relativi pareri, ma il governo volendo potrebbe discostarsene qualora dovesse ravvisarne la necessità, e questo è un ulteriore elemento che sottolinea ulteriormente la importanza centrale del governo all'interno del procedimento deliberativo. In Germania la centralità del governo emerge bene nella cosiddetta procedura di approvazione semplificata. È una procedura che la legge del 2005, legge tedesca del 2005, prevede espressamente per le cosiddette operazioni di bassa intensità e portata. All'interno di tale categoria è la stessa legge che identifica le missioni ONU e NATO. Si tratta di una procedura molto più snella rispetto a quella ordinaria, in cui il governo assume un potere centrale rispetto al Parlamento. Per quanto riguarda il Giappone, il ruolo fondamentale è quello assunto dal Comando Internazionale di Pace e Cooperazione, che è presieduto proprio dal Primo Ministro e che è composto dai membri del governo. Anche qui quindi emerge molto bene quello che è la centralità dell'esecutivo. Per quanto riguarda invece il ruolo del Parlamento, in Italia la legge di riferimento, che è sempre la 145 del 2016, prevede espressamente che la delibera con cui il Consiglio dei Ministri decide di dare inizio ad una missione o prorogare anche una precedente sia inviata alle Camere per la necessaria discussione e approvazione. La caratteristica della procedura di approvazione parlamentare in Italia è quella che il documento su cui il nostro Parlamento esprime la propria approvazione o viceversa disapprovazione è un documento complessivo, nel senso che all'interno di questo documento sono contenute tutte le missioni che il governo ha deciso di iniziare o di prorogare, per cui il Parlamento esprime la propria autorizzazione in maniera complessiva.
In Germania e in Giappone la situazione è diversa, in quanto l'approvazione parlamentare è un'approvazione che va a ricadere sulla singola missione, per cui un'approvazione molto più analitica, se vogliamo. In Giappone, tra l'altro, il Peacekeeping Operation Act, che è il documento di riferimento per quanto riguarda le missioni all'estero, distingue nettamente due ipotesi, circostanze per le quali è necessaria assolutamente l'approvazione parlamentare. Tale approvazione va fatta entro 7 giorni dall'invio della richiesta, altre circostanze in cui è meramente necessaria una comunicazione. Per cui al termine di questa disamina di quelli che sono i procedimenti deliberativi all'interno degli ordinamenti italiano, tedesco e giapponese, abbiamo tratto alcuni spunti di riflessione. Innanzitutto il ruolo del capo dello Stato, che è sicuramente valorizzato all'interno del procedimento deliberativo italiano rispetto a quello tedesco e giapponese, e sicuramente la differente procedura di approvazione parlamentare, che è complessiva nell'ordinamento italiano, come abbiamo visto prima, il documento su cui il Parlamento è chiamato ad esprimere la propria approvazione, un documento complessivo, a differenza invece che in Germania e in Giappone. E l'obiettivo che ci poniamo attraverso questa disamina, attraverso questa analisi, è proprio quello di verificare la coerenza di tali procedimenti deliberativi con quelle che sono le affermazioni di principio contenute proprio nelle costituzioni d'Italia, di Germania e Giappone. E con ciò abbiamo concluso. Perfetto, avete spaccato il minuto, anzi un minuto in meno rispetto a quello assegnato. Benissimo. Io ho un breve commento. Secondo me questo paper è particolarmente interessante perché va a prendere 3 costituzioni classiche della cosiddetta seconda ondata di democratizzazione e va ad individuare un po' quella che è la disciplina in queste 3 costituzioni per quanto riguarda appunto peacekeeping, peace enforcing e come funziona il principio pacifista, e secondo me questo obiettivo di verificare quanto siano stati coerenti rispetto alle disposizioni costituzionali è estremamente interessante, e secondo me il metodo comparatistico è stato utilizzato in modo molto rigoroso. Spero che avremo modo poi di discuterne più avanti, insomma. Quindi, grazie. Yeah. Allora, aspettiamo qui invece Edoardo Caterina, che ci intratterrà sul tema indicazioni procedurali di diritto interno del principio pacifista della Costituzione italiana. Prego, Edoardo. Buongiorno, anch'io ringrazio gli organizzatori del seminario. Sono molto contento di essere qui e spero che ci sia anche un dibattito di noi dopo questo intervento. Io mi vorrei un po' ricollegare anche a quello che diceva ieri il professor De Vergottini e in particolar modo sulla dimensione procedurale dell'articolo 11 della Costituzione. Secondo me è molto chiaro che l'articolo 11 ha una parte sostanziale su cui si può discutere, si possono avere opinioni molto contrapposte, diciamo, come si è visto riguardo all'estensione del principio del precetto del ripudio alla guerra, e però una dimensione procedurale che secondo me si presta maggiormente a un consenso trasversale, e io ho deciso di portare questo tema perché credo che sia un punto su cui si può un po' ricucire quelle divisioni che si sono avute nell'interpretazione dell'aspetto sostanziale, del significato del ripudio della guerra. La dimensione procedurale del ripudio della guerra, secondo me, va letta in un'ottica storica, cioè tenendo molto conto delle circostanze storiche in cui è nata la nostra Costituzione. Ovviamente non solo l'esperienza della guerra e quindi non solo l'idea che la nostra Costituzione è una Costituzione che si prepone, come anche quella tedesca, l'obiettivo della pace e subordina la stessa esistenza dello Stato a questo obiettivo, ma si deve considerare anche l'idea dell'abbandono di un sistema di relazioni internazionali
che si era avuto in precedenza e che aveva avuto un po' il suo culmine in realtà anche prima della prima guerra mondiale, che è l'abbandono del sistema della, direi, della diplomazia segreta, quel sistema che viene molto bene descritto da Max Weber in Parlamento e Governo, quindi relazioni internazionali condotte esclusivamente dagli esecutivi sotto il manto della riservatezza e della segretezza. E l'idea contrapposta che ha questi riflessi procedurali, che si ritrova nel nostro articolo 11, è un'idea che invece si ricollega all'idea sostanzialmente kantiana, che non deve essere dipinta l'idea di Kant come un ingenuo cosmopolitismo, perché bisogna ricordare che Kant nella Pace Perpetua postula la presenza di governi repubblicani, che repubblicani si intende governi rappresentativi. L'idea di Kant è l'idea di stati che abbiano una base rappresentativa in cui i popoli illuminati, come dice Kant, riescano a controllare i governi, soprattutto per quanto riguarda le vicende belliche. E dico questo perché Kant pensava a un testo costituzionale quando scriveva la Costituzione francese del 1791. Questa Costituzione francese del 1791 contiene in qualche modo il progenitore dell'articolo 11, contiene il, sostanzialmente potremmo dire, il divieto di guerra di offesa e quindi una parte dell'articolo 11, quantomeno il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. C'era già nel 1791 ed è interessante perché questa Costituzione del 1791 dedica molto testo, questo ripudio della guerra per così dire è nel titolo sesto, ma altrove c'è molta enfasi in questa Costituzione sul fatto che debba essere il corpo legislativo a occuparsi delle vicende belliche. Quindi la dimensione procedurale dell'articolo 11 secondo me dovrebbe essere letta come una dimensione parlamentare in cui il Parlamento agisce, è protagonista, e questa dimensione parlamentare non è una dimensione, come dire, fine a se stessa, ma è una dimensione che è funzionale a creare, come direbbe Kant, dei popoli illuminati, cioè diremmo noi oggi probabilmente un dibattito pubblico. Una democrazia anche come idea di scelte che seguono a un dibattito e una deliberazione condivisa. Fatta questa premessa sulla dimensione procedurale, io, siccome abbiamo già parlato prima della Germania, vorrei richiamare l'attenzione su una recente sentenza del Tribunale Costituzionale Federale che forse non è stata ancora, almeno io non ho visto, forse mi sbaglio, particolarmente commentata ed evidenziata nella dottrina italiana, che è una sentenza del 26 ottobre 2022. Questa sentenza del 26 ottobre 2022 riguardava una vicenda per certi versi, come dire, che riguarda la guerra e per certi versi no, perché si parlava in realtà di politica europea di sicurezza comune, di PESC. E però si trattava sostanzialmente di una missione, potremmo definirla militare, operazione Sofia nel Mediterraneo contro il traffico di esseri umani. Questa sentenza è molto interessante perché secondo me delinea, è in continuità con questa idea procedurale, perché? Perché delinea una partecipazione del Parlamento a questi affari nel senso più pieno del termine, una partecipazione piena e ha un'idea ambiziosa di quale dovrebbe essere il ruolo dell'organo parlamentare in queste vicende. La vicenda, per sommi capi, può essere descritta in questo modo. Si trattava appunto di PESC, quindi decisioni prese in sede di Consiglio europeo, e in Germania ovviamente c'è l'articolo 23 che riguarda gli affari comunitari e c'è l'obbligo di informare il Bundestag. E il governo tedesco non aveva trasmesso alcuni documenti
che riguardavano l'impostazione di questa missione, li aveva trasmessi in ritardo e per di più li aveva trasmessi in modo confidenziale, cioè l'aveva messi a disposizione soltanto ad alcuni parlamentari di alcune commissioni, consentendo loro di visionarli semplicemente andando presso un ufficio che si trova nel Bundestag, dove si trovano documenti classificati, in cui i parlamentari possono consultare questi documenti classificati. Il Tribunale Costituzionale Federale in questa sentenza chiarisce che questo non basta. Non basta che pochi parlamentari possano visionare documenti confidenziali. Ogni singolo parlamentare deve essere a conoscenza. E il Tribunale Costituzionale Federale tedesco lo dice, ogni singolo parlamentare deve essere a conoscenza perché ci deve essere un dibattito pubblico, perché la democrazia significa appunto dibattito pubblico, informazione, deliberazione condivisa, quindi l'idea di un Bundestag che è espressione anche della società civile ed è il modo in cui la società civile, il popolo partecipa alla formazione della volontà politica del paese. Questa è l'idea più ambiziosa. Perché sto richiamando tutte queste cose? Ovviamente io mi sono interessato della questione, che alla fine è la questione che abbiamo tutti sotto gli occhi, dell'invio delle armi in Ucraina. E se uno pone questi parametri, è evidente che quello che è successo in Italia non soddisfa assolutamente dei criteri che si pongono a questo livello. Sappiamo tutti, è inutile ricostruire, come è stato deciso, quindi con un decreto legge, che poi è stato convertito in legge facendo ricorso alla tecnica dei decreti Minotauro, quindi in maniera anche non proprio, neanche la conversione in legge è stata proprio ortodossa, se vogliamo, e soprattutto sappiamo tutti che sono state classificate queste informazioni. Ecco, un altro punto sulla classificazione. In questa sentenza il Tribunale Federale Tedesco dice: se ci sono interessi, c'è un interesse nazionale, chiaramente il governo può invocare l'interesse nazionale e non condividere determinate informazioni, però deve invocarlo e chiarire i motivi per cui invoca questo interesse davanti al Parlamento. Quindi anche questo è un obbligo procedurale, che è un po' alla fine che ricorda la posizione del segreto di Stato, probabilmente della legge del 2007. Quindi anche questo obbligo procedurale, cioè quantomeno si sarebbe potuto sostenere un obbligo procedurale di questo genere, che non mi pare sia stato assolto. Quindi direi che qui invece in Italia, per concludere, il parlamentarismo anche in questo risvolto è vissuto come, secondo me, ecco, quello che è venuto fuori, una sorta di feticcio, per cui il governo decide e poi sia un Parlamento che è chiamato a ratificare, a mettere, se vogliamo, un bollino, per di più a scatola chiusa. Questo probabilmente è un tema che va oltre questo singolo aspetto, e però, ritornando all'articolo 11, data l'importanza vitale dell'obiettivo costituzionale della pace, questo è, uso un termine usato in germana da Denninger, l'obiettivo costituzionale della pace, Staatsziel Frieden, data questo obiettivo costituzionale che è primario, io direi che questi requisiti procedurali debbano essere tenuti in considerazione molto, cioè in considerazione massima. E direi che il tempo è finito, quindi chiudo qui. Molte grazie Edoardo, se ci fosse stato più tempo con piacere l'avremmo ancora sentito su queste. Mi permetto solo di fare come fa l'evidenziatore, poi scegliete voi di che colore, se lo stiamo usando giallo verde. E qua voglio evidenziare due frasi di Edoardo. All'inizio ci ricorda che l'articolo 11 determina un vero e proprio shift, si gira pagina dalla modalità segreta delle diplomazie dell'Ottocento e del Novecento, a vantaggio dunque di una trasparenza. Qua mi permetto di aggiungere io due aggettivi, se Edoardo me lo permette: una trasparenza oggettiva e una trasparenza soggettiva,
trasparenza di oggetto, trasparenza verso tutti. Salto secondo punto che ho piacere sempre di evidenziare di Edoardo, è la trasparenza che non è fine a se stessa, la trasparenza non è mai un risultato, è sempre un mezzo. Qui l'obiettivo ultimo della trasparenza è la piena conoscibilità, cioè ricordato la bella pronuncia del Tribunale Costituzionale tedesco, la piena conoscibilità degli affari di guerra che non sono affari privati, sono affari nostri da parte di tutti i parlamentari, se stanno i parlamentari le sedute sono pubbliche, se sono pubbliche sapremo noi, una trasparenza connessa all'articolo 1. Lascio a voi il giudizio se nella guerra non guerra, perché nessuno sa chiamarla guerra, bellissima l'espressione ieri dei Vergottini, è guerra ma nessuno la chiama guerra, se la nostra guerra non guerra sia stata conforme al principio di una trasparenza assoluta per oggetto e soggetto e sia una trasparenza funzionalizzata a che loro sappiano, i nostri rappresentanti, affinché noi si sappia. Grazie ancora Edoardo. Bene, adesso abbiamo Ulrike Heider, i profili costituzionali della neutralità permanente a confronto con il principio pacifista. A Frusini di avermi inserito in questo panel sul principio pacifista, che io vado a illustrarvi brevemente un principio, diciamo una sottocategoria se vogliamo di un principio pacifista che però ha dei profili probabilmente anche più giuridici rispetto ai principi fondamentali che troviamo nelle costituzioni che sono state illustrate nelle relazioni che mi precedono. Il mio tema riguarda la neutralità permanente, quindi uno Stato che non partecipa a una guerra è uno Stato neutrale. La neutralità permanente si distingue dalla neutralità occasionale dal fatto che lo Stato potrebbe giuridicamente condurre una guerra, sarebbe giuridicamente capace a condurre una guerra, però ha sollevato l'astensione dalla guerra come principio della sua politica. Quindi la neutralità permanente quindi si traduce nella pronuncia dell'impegno di volere essere neutrali comunque e sempre. La neutralità può essere una neutralizzazione obbligata da altri stati, oppure può anche concretizzarsi attraverso una dichiarazione volontaria dello Stato che si intende neutrale. Questo si fa sia attraverso il riconoscimento da parte di altri Stati, oppure anche con la garanzia da altri Stati dell'impegno di neutralità. Questo per esempio è il caso di Malta, che si è impegnata alla neutralità permanente garantita dall'Italia. Allora, sulla neutralità permanente si può parlare tanto, potremmo fare un discorso storico, visto che io volevo concentrare la mia analisi oggi soprattutto sull'Irlanda e sull'Austria, che poi a livello europeo sono un po' i neutrali più attivi. Però tutte e due hanno già una storia della neutralità molto lunga. Vi ricordate che l'Irlanda è diventata neutrale nel momento in cui ha acquisito l'indipendenza dalla Gran Bretagna, anche se nel trattato di divisione, di separazione dall'indipendenza dalla Gran Bretagna non si fa riferimento alla neutralità. E l'Austria è diventata neutrale nel 1955, quando anch'essa ha recuperato la sua indipendenza internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Io volevo focalizzare oggi il mio intervento sui neutrali nell'Unione Europea, perché in realtà è questo l'aspetto, diciamo, attualmente più problematico per il diritto della neutralità, però dà anche dei profili giuridici maggiori agli impegni costituzionali della neutralità. Attualmente sono rimasti 3 paesi neutrali nell'Unione Europea che convivono, diciamo, con 23 membri della NATO, quindi Irlanda, Austria e Malta.
la Svezia e la Finlandia hanno abbandonato senza grandi problemi costituzionali la loro posizione di neutralità, e attualmente la discussione più grande in tutti i paesi dell'Unione Europea è da un lato l'adesione alla NATO, come realizzare un abbandono della neutralità all'interno del contesto costituzionale per aderire all'Alleanza Nord-Atlantica, e l'altra tematica riguarda il sostegno militare all'Ucraina. E per vedere, perché ieri il professore di diritto europeo ha fatto riferimento alla decisione del Consiglio del 28 febbraio 2022, che costituisce un po' una svolta nella politica di sicurezza e di difesa comune europea. Per i paesi neutrali la partecipazione all'Unione Europea era sempre un tema, diciamo, dibattuto tra i giuristi. In realtà i giuristi, sia irlandesi che austriaci, a volte sostengono che la neutralità è diventata obsoleta, anche se poi verso l'esterno nessuno l'ha mai percepito come un problema. L'Irlanda è stato il primo Stato neutrale che ha aderito all'Unione Europea, in quanto aveva già, durante il periodo della Guerra Fredda, ha sempre condotto anche una politica pro-occidente, però l'Irlanda sin dall'inizio aveva sempre delle riserve anche sull'integrazione europea. Questa nasce già nell'atto unico europeo nel 1986, quando ancora non si parlava neanche di una politica di cooperazione militare, ma si parlava di una politica di una cooperazione politica europea in generale, che all'atto unico europeo l'Irlanda è aderita comunque con una specifica dichiarazione per la ratificazione, e nell'ambito dell'atto unico europeo nasce anche il caso Crotty, quindi la sentenza della Corte Suprema, che poi decide un caso in cui un pacifista aveva impugnato la ratifica dell'atto unico europeo senza referendum. L'Irlanda non ha pronunciato esplicitamente nella Costituzione la sua neutralità, però è riuscita a negoziare una clausola a favore della sua neutralità nel Trattato di Maastricht. No, è l'articolo J,4, che è una clausola specifica nel diritto primario per la neutralità irlandese, che dice che secondo la quale la politica di sicurezza e difesa comune non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni stati membri. E questa clausola è stata trasferita a ogni modifica dei trattati, e nei trattati europei ora troviamo anche 5 riferimenti alla neutralità. 2 volte è menzionata nell'articolo 42 del Trattato sull'Unione Europea, poi lo troviamo nel protocollo 10 sulla cooperazione strutturata e permanente e nelle dichiarazioni 13 e 14 relative alla politica estera e di sicurezza comune. Questa clausola irlandese, che consente ai paesi neutrali di decidere secondo la loro specificità della politica di sicurezza e di difesa, è una clausola che è diventata poi molto rilevante anche per l'adesione degli altri neutrali all'Unione Europea, che a differenza dell'Irlanda non sono riusciti a negoziare una clausola a favore, che magari sarebbe stata più compatibile con le proprie tradizioni di neutralità. L'Austria in realtà si era riservata in sede di richiesta che sarebbe aderita all'Unione Europea, avrebbe aderito all'Unione Europea solo in scambio di una garanzia del mantenimento della neutralità, ma al contrario Austria, insieme a Finlandia e a Svezia, nel 1994, prima di aderire all'Unione Europea, hanno addirittura dichiarato che i nuovi paesi membri saranno in grado, a partire dalla loro adesione, a partecipare appieno e attivamente alla politica estera di sicurezza comune. Per evitare poi incompatibilità costituzionali, il legislatore austriaco
ha provveduto con una modifica della Costituzione. Non è andato a toccare la legge costituzionale sulla neutralità del 1995, ma ha inserito nel titolo sull'Unione Europea della Costituzione una modifica, che oggi è l'articolo 23J, che definisce le modalità e i contenuti della partecipazione alla PESC. Quindi lì sono indicati tutti i tipi di missioni civili e militari ai quali l'Austria può partecipare, è indicato esplicitamente che l'Austria può partecipare alle sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di paesi terzi, è indicato anche la procedura decisionale per la graduale definizione della politica di difesa comune e europea. Allora, i giuristi dicono che con questa modifica costituzionale la neutralità sarebbe diventata obsoleta, però come vediamo adesso vorrei usare gli ultimi due minuti a mia disposizione per vedere come hanno reagito i paesi neutrali nei confronti dell'invio di armi all'Ucraina. Perché lì c'è stata una decisione del Consiglio che è stata richiamata ieri, che è la decisione 339 del 28 febbraio 2022, che mette a disposizione lo strumento europeo per la pace, per il sostegno militare all'Ucraina. È dotato adesso di diversi milioni di euro, con i quali gli Stati membri possono chiedere il rimborso per fornimenti di materiali militari direttamente da parte degli Stati membri all'Ucraina e loro se lo possono far rimborsare. L'Austria si è astenuta dalla votazione di questa modifica dello strumento europeo per la pace, mentre l'Irlanda ha votato a favore. Austria, Ungheria, Malta e Irlanda sono gli unici paesi europei che non partecipano all'invio diretto di armi in Ucraina, però l'Austria all'interno della solidarietà europea partecipa comunque al sostegno dell'Ucraina mandando materiale militare non letale, quindi si impegna a mandare materiale ad uso civile, soprattutto elmi e giacche antiproiettili. L'Irlanda ha dimostrato una maggiore apertura verso il sostegno militare dell'Ucraina e ha ritenuto compatibile con il suo commitment to military neutrality l'invio di materiale sanitario. Poi c'è il passaggio anche ad ottobre 2022, dove l'Unione Europea ha istituito un programma di formazione di soldati ucraini, al quale hanno votato tutte e due Irlanda e Austria. Irlandia partecipa con proprie truppe che formano soldati ucraini, soprattutto per lo sminamento, mentre l'Austria ha deciso che questa è un'attività incompatibile con la propria neutralità. Allora, in questo contesto, questo è stato il primo test in realtà vero per i paesi neutrali all'interno della politica europea di sicurezza e politica estera di sicurezza comune. I paesi neutrali non sono irrilevanti in questa politica europea, però hanno sviluppato un nuovo concetto della neutralità, che è stato anche descritto dalla dottrina, che è una neutralità differenziata. E questa neutralità differenziata consiste in una solidarietà all'interno dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza comune, però nel mantenimento verso i paesi terzi comunque della loro posizione di neutralità. Grazie Ulrike. Allora, poche riflessioni, poi speriamo di avere modo di discutere durante il Q&A, ma innanzitutto questo concetto finale di neutralità differenziata, secondo me è affascinante, mi sembra una sorta di compromesso per cercare di mantenere questa idea di neutralità, però poi andare comunque nella direzione delle decisioni del resto della UE. E trovo molto interessante poi queste due posizioni diverse tra Irlanda, l'adesione dell'Irlanda alla comunità economica europea nel 1972-73, dove è riuscita appunto a
ad inserire queste clausole, e invece al contrario l'Austria, che sembra andare esattamente nella direzione opposta per certi versi, poi magari avremo modo di approfondire, cioè modificando la Costituzione. Quindi secondo me questo è anche molto interessante. Comunque grazie mille. Allora, può venire volendo, ma penso che voglia, Andrea Chiappetta. Andrea Chiappetta ci parlerà del costituzionalismo moderno alla prova di un nuovo conflitto, l'impermeabilità delle regole come baluardo del principio pacifista. Prego Andrea. Buongiorno, ovviamente aderisco anch'io ai ringraziamenti all'intera associazione, ai due coordinatori e allo staff per la fantastica accoglienza. E nel fervido dibattito dottrinale circa l'effettiva tenuta del principio pacifista e l'idoneità del diritto costituzionale e o internazionale ad assurgere ad argine, strumento di salvaguardia della pace, l'intervento vorrebbe muovere dalla non più differibile necessità di definire in termini chiari il perimetro applicativo delle istanze pacifiste, provando a conferire a quest'ultime la più elevata dignità all'interno dell'impalcatura costituzionale italiana, tralasciando qui la specifica analisi del complesso impianto normativo con cui l'Italia ha definito l'invio delle attrezzature militari in terra ucraina, già oggetto delle acute osservazioni di Edoardo Caterina. Le riflessioni vorrebbero qui concentrarsi sull'effettivo tasso di invulnerabilità del nostro ius contrabellum, avendo ovviamente riguardo tanto alle disposizioni costituzionali allo scopo direttamente predisposte, quanto alle garanzie indirette che provengono dal concorso attivo, dalla partecipazione dell'Italia alle comunità internazionali che perseguono la pace e la giustizia tra i popoli. Un tasso di invulnerabilità che mi appare sempre più mitigato e che nell'occasione di questi ultimi aiuti militari è addirittura rimasto estraneo al dibattito parlamentare. Un vulnus sostanziatosi nel mancato richiamo all'articolo 11 della Costituzione da parte di tutti i provvedimenti legislativi e non adottati in questo contesto. E mi parrebbe prefigurarsi in questa cornice il pericolo sempre più accresciuto che il principio pacifista assuma nella sua connotazione giuridica le sembianze di un involucro vuoto, di una mera, sia pur nobile, manifestazione di intenti, deprivata di forza vincolante ed effettiva giuridicità. E conclusioni che pure paiono trovare piena legittimazione nelle più recenti ed autorevoli tendenze ermeneutiche, che senz'altro meritevoli per ricchezza argomentativa, rispetto alle quali si vorrebbe provare a riproporre una diversa lettura che, senza spingersi fino ad aderire alle tesi del pacifismo disarmato e della neutralità permanente, anch'esse emerse con forza in dottrina, avrebbero l'intento di affermare l'esistenza di un concetto giuridico anche positivo di pace e soprattutto di riconoscere un adeguato regime giuridico a tutti quegli interventi divenuti ormai preponderanti nel mutato contesto internazionale che non si appalesano né come guerre di aggressione respinte dall'articolo 11 della Costituzione, né come legittime reazioni a tutela dell'integrità del territorio, giustificate dall'articolo 52, proprio col fine di scongiurare il pericolo che tra dette categorie possano insinuarsi preoccupanti zone franche e coni d'ombra. Le interpretazioni restrittive dell'articolo 11 della Costituzione coinvolgono, come sappiamo, sia lo spirito e la natura della prima enunciazione, il ripudio alla guerra, sia la valenza atomistica considerata della seconda, le limitazioni alla sovranità. Quanto al primo tema, le argomentazioni volte a corroborare una certa timidezza del principio pacifista per come costituzionalizzato e muoverebbero dall'avvertita necessità di valorizzare tutte quelle circostanze oggettive entro le quali le ossature pacifiste debbono di volta in volta calarsi. E secondo questa chiave ermeneutica, l'articolo 11 della Costituzione si presterebbe a modellamenti rispondenti alle esigenze di preservare
gli equilibri endogeni all'impianto istituzionale italiano e soprattutto di seguire passo dopo passo l'evoluzione delle forme e dei metodi della conflittualità internazionale. E così, opinando, la ricerca della pace rappresenterebbe sì un prius logico, una strada maestra che però le contingenze del tempo potrebbero anche portare, indurre a non percorrere, allorquando gli avvenimenti orientino i decisori politici internazionali e nazionali verso scelte di diverso genere. E il ripudio alla guerra disvelerebbe così quel carattere inusitato e fumoso al quale fa riferimento il professor De Vergottini, legittimando letture evolutive del testo costituzionale volte a superare quelle illusorie posizioni pacifiste. Un contesto interpretativo che ha poi indotto la dottrina a spingersi a considerare il ripudio alla guerra non più solo in termini oggettivi, guerra come strumento, ma anche in termini soggettivi, ossia ripudio di chi non ripudia la guerra, ripudio anche armato di chi le armi invece le usa. E ad irrobustire la tesi della portata debole o comunque non assoluta del principio pacifista in Costituzione, sopravverrebbe in questo contesto interpretativo anche la seconda enunciazione, per il tramite della quale il diritto internazionale aggancia l'ordinamento costituzionale allo scopo di perseguire obiettivi comuni, la tutela dei diritti e la pace. E il rischio però è che per questa via il divieto dell'uso della forza prefigurato dalla Costituzione non solo segue in parallelo la disciplina antibellicista configurata a livello internazionale, ma si possa determinare l'effetto che quest'ultima trascini con sé la prima, neutralizzandone di fatto il potenziale, ove a venire di rilievo siano tensioni che investono le comunità internazionali. E in questo scenario, in questa lettura composita della disposizione costituzionale de qua, la partecipazione dell'Italia ai circuiti organizzativi che presidiano la sicurezza collettiva imporrebbe quindi una ponderata attività di bilanciamento tra il ripudio della guerra internamente affermato dal primo enunciato e il principio di adesione alle organizzazioni internazionali. Un'attività di bilanciamento che però potrebbe indurre a non trovare più nel diritto il limite intangibile all'utilizzo delle armi, bensì con un approccio definito iperrealista in dottrina, rappresentare la chiave di volta per aprire l'Italia al contesto geopolitico. È un'apertura che può richiedere anche reazioni belliche, come abbiamo visto. Ebbene, ora tali tentativi di restringere il parametro applicativo dell'articolo 11 della Costituzione meriterebbero, a mio avviso, temperamenti sia con riguardo allo spirito, allo svilimento della forza giuridica della prima enunciazione, sia con riguardo alla definizione dell'articolo 11 come una disposizione composita e all'interno della quale può rintracciarsi una portata indipendente del secondo enunciato. Sotto il primo aspetto, rapidamente, un argine prima facie, ce lo spiegava anche ieri il professor Ceccanti, si incontrerebbe con le scelte semantiche del costituente, l'utilizzo del verbo ripudiare accompagnato dal riferimento sul piano soggettivo all'Italia del ripudio della guerra, disvelerebbero la volontà di elevare il principio pacifista al di sopra delle dinamiche istituzionali che connotano lo Stato, di renderlo autonomo anche rispetto alla forma di governo repubblicana, impiantandolo direttamente nell'animus della nazione. E pertanto, a mio avviso, la Costituzione ha perfettamente saputo distinguere la pace dalla guerra, innalzando in mezzo, proprio per il tramite dell'articolo 11 della Costituzione, il muro del diritto. E sono quei due termini, parafrasando Bobbio, che si pongono in estrema antitesi per approvare o condannare l'uno o l'altro a seconda dei valori che ispirano l'intero impianto. E qualche temperamento probabilmente lo merita anche la tesi della lettura composita dell'articolo 11 della Costituzione, che per il mio non può venire in rilievo, citando la dottrina, come un giano bifronte,
Proprio perché se si ragionasse così, si potrebbe, estremizzando, addivenire alla conclusione che una visione parcellizzata del diritto internazionale di pace possa impiantare nel nostro ordinamento costituzionale la partecipazione attiva alle comunità internazionali, sganciando questa dai fini rispetto ai quali è invece intervenuta, rappresenta la chiave di volta dell'adesione dell'Italia dell'apertura dell'ordinamento costituzionale al diritto internazionale, ossia il ripudio alla guerra e alla giustizia tra i popoli. Il rischio è che la pervasiva ascesa del principio internazionalistico, accompagnata da una certa miniaturizzazione del ripudio alla guerra, possano condurre ad una progressiva e definitiva decostituzionalizzazione dell'antigiuridicità dell'uso delle armi. Conclusione che rischierebbe di piegare la lex fundamentalis a contingenze fattuali, a dinamiche istituzionali che affiderebbero alla voluntas politica di pochi e non più alla sapienza del diritto di tutti il compito di fissare una chiara e invalicabile demarcazione tra l'affermazione della diplomazia e la giustificazione della violenza. Il rischio è che si possa addivenire ad una commistione tra pace e guerra in un ossimero per cui la prima diverrebbe servente alla seconda, e solo per questa via finirebbe per far rivivere la distinzione tra le categorie di guerre giuste e guerre ingiuste, e per cui alla pace verrebbe conferito di volta in volta ora il ruolo di matrice giustificativa di teatri bellici, ora la funzione di deterrente. Con questo non voglio certamente spingermi fino all'utopica convinzione che l'assolutezza del principio pacifista voglia a prioristicamente esonerare l'Italia dal concorrere attivamente alla politica internazionale e al ripristino degli equilibri geopolitici. Non è certamente questo, non si vuole qui dubitare che il diritto internazionale, per come configurato, ammetta l'utilizzo della forza nelle ipotesi in cui sia in gioco la difesa di uno Stato da un'aggressione militare, ma ciò che si vorrebbe enfatizzare è che la partecipazione dell'Italia ai consessi internazionali non può abilitare letture restrittive del perimetro dell'antigiuridicità della guerra. E pertanto, e chiudo, l'articolo 11 dovrebbe spingere sempre e comunque l'ordinamento verso la strada diplomatica, e pertanto la liceità delle misure che coinvolgono l'utilizzo delle armi deve indefettibilmente passare da regole ferree che impongano la chiarezza e la trasparenza a cui la stessa professoressa Dominico prima alludeva. Grazie. I miei, ma quindi i nostri ringraziamenti ovviamente anche al dottor Chiappetta, che ha toccato un tema molto sensibile per chi insomma fa queste materie come noi, no? Per chi si muove sul terreno del diritto pubblico, e questo è il conflitto tra il diritto, come lui ha detto, sempre il mio ruolo è quello dell'evidenziatore, il diritto tra lo ius contra bellum, oppure l'altro opposto, un involucro vuoto deprivato di forza vincolante. E qua ci fa ricordare le belle parole di Lorenza Carlassare, che appunto escludeva che potesse trattarsi di una norma programmatica, proprio perché la programmaticità rendeva l'articolo 11, come diceva prima Andrea, un involucro vuoto e quindi una norma precettiva. Per me rimane una clausola, la clausola della pace, una clausola che ha un altissimo, forse il più alto tasso di politicità, e come ogni clausola politica è rimessa alla decisione, il punto non è della maggioranza di turno, alla decisione dell'organo immediatamente rappresentativo, perché qui è la rappresentanza plurale, analitica e non selettiva a poter dare una direzione di questa clausola della pace in conformità all'articolo 11 o allontanandolo dall'articolo 11 attraverso il terreno scivoloso delle norme programmatiche. Lo ha fatto in altre occasioni con i diritti sociali. Tutto si rende possibile nel momento in cui si percorre, ripeto, questa via molto pericolosa della programmaticità,
che non crea più un vincolo giuridico, che per me invece c'è tutto. Grazie ancora ad Andrea. Bene, adesso abbiamo Renato Ibrido, dalle clausole pacifiste alle clausole di cooperazione societaria, percorsi comparativi e interdisciplinari. Innanzitutto, grazie mille. Nell'ambito degli studi politologici esiste una ricca e agguerrita letteratura relativa al rapporto tra la guerra e quella che noi giuristi chiamiamo la forma di Stato. L'opinione largamente diffusa all'interno di questi filoni di ricerca è che non sia ravvisabile una differenza quantitativamente apprezzabile tra la frequenza con la quale le democrazie e i regimi autoritari ricorrono ai conflitti armati. Ora, non è questa la sede per valutare la solidità di questa tesi, la cui verifica del resto richiederebbe riscontri empirici e quantitativi che esulano dalle mie competenze. Mi limito tuttavia a sottolineare le notevoli implicazioni di questo tema anche in una prospettiva di diritto costituzionale comparato. Le costituzioni democratiche dovrebbero infatti offrire un habitat normativo ideale al pieno ed effettivo sviluppo degli ideali di pace. Come spiegare dunque questa contraddizione? E soprattutto, quali percorsi ermeneutici è possibile attivare per salvare le clausole pacifiste dall'obiezione di essere diventate dei pezzi di carta, risultando così inermi rispetto alla forza talvolta brutale del fatto internazionale? Per ragionare su questo punto, partirei però innanzitutto da una tassonomia delle norme costituzionali in materia di politica estera, partendo con questa prima macrodistinzione, cioè fra ordinamenti che si limitano a definire un quadro di procedure per l'esercizio delle competenze diplomatiche militari, war powers, iter di formazione dei trattati, e qui il caso paradigmatico è quello degli Stati Uniti, e ordinamenti che invece prevedono anche vincoli sostanziali rispetto alle scelte di politica estera. All'interno di questo secondo macrogruppo individuerei 5 diverse tecniche di razionalizzazione della politica estera. La prima tecnica è quella di collocare lo Stato all'interno di un preciso schieramento internazionale. Qui il caso della revisione costituzionale dell'Ucraina nel 2019, che ha impegnato le istituzioni politiche a ottenere la piena adesione, diciamo, alla NATO. Una seconda tecnica è quella di costituzionalizzare più specifici obiettivi territoriali, il caso della Costituzione argentina che pone l'obiettivo del recupero delle Falkland Malvinas, ma significativa è anche la revisione costituzionale russa del 2020, che ha vietato la cessione di territori appartenenti alla federazione, così cercando di blindare l'appartenenza alla Russia di regioni contese come le isole Curili e la Crimea. La terza tecnica è rappresentata dalle clausole di neutralità permanente, della quale ha parlato il collega, quindi non aggiungo altro. La quarta tecnica coincide con le clausole pacifiste, cioè fattori costituzionali condizionanti il ricorso alla forza armata nei rapporti internazionali, il quale viene limitato secondo diverse formule e scale di intensità. Si tratta di una tecnica antica, risalente almeno alla Rivoluzione francese, la quale ha ricevuto larga diffusione nel panorama comparato e in particolare nei tre stati sconfitti o debellati al termine della Seconda Guerra Mondiale, Italia, Germania e Giappone. Questa ipotesi di definizione mi impone alcuni chiarimenti aggiuntivi su cosa intendo per fattori costituzionali condizionanti. Quello di fattore condizionante è un concetto chiave, anzi in qualche modo fondativo della geopolitica. Fin dagli albori, infatti, la geopolitica ha rintracciato la propria ragion d'essere nella ricerca di quei vincoli costrittivi, i fattori condizionanti appunto, in grado di influenzare la decisione politica, specialmente, anche se non esclusivamente, in materia di politica estera. Mentre tuttavia per il pensiero geopolitico classico queste precondizioni erano per lo più legate al dato geografico, la geopolitica contemporanea ha progressivamente integrato la propria griglia analitica, includendovi fra l'altro anche una serie di condizionamenti di ordine giuridico ed istituzionale. Le clausole pacifiste, nel perimetrare le scelte di politica estera degli Stati, ambiscono proprio a svolgere questa funzione di fattore condizionante. Quinta tecnica sono le clausole di cooperazione societaria, ossia le disposizioni costituzionali che impegnano lo Stato alla costruzione del diritto e delle istituzioni della cosiddetta società internazionale, in primo luogo riconoscendo e veicolando nell'ordinamento interno norme di derivazione internazionale. Questa tecnica trova il suo laboratorio, diciamo, nell'articolo 4 della Costituzione di Weimar,
e l'analisi comparativa segnala la tendenza delle costituzioni che prevedono il principio pacifista ad affiancare quest'ultimo principio con altrettante clausole di cooperazione societaria. Nel caso italiano questo matrimonio è simbolicamente ancora più significativo perché le due tecniche sono, diciamo, collocate all'interno del medesimo articolo. Generalmente queste norme sono designate con il termine principio internazionalista. Io preferisco parlare di clausole di cooperazione societaria allo scopo di sottolineare lo stretto collegamento tra la struttura normativa di queste disposizioni e il paradigma delle relazioni internazionali che queste disposizioni contribuiscono a svelare. Da una lettura in controluce di queste disposizioni emerge infatti un'empatia di fondo per una visione delle relazioni internazionali di stampo grozziano, nel significato grozziano che ne dà la scuola inglese delle relazioni internazionali. Secondo la famosa tripartizione di Martin White, tre sarebbero le principali tradizioni di ricerca nell'ambito delle relazioni internazionali. Una prima tradizione di ricerca è quella hobbesiana, machiavelliana, la quale in buona sostanza coincide con il realismo politico classico, in particolare Morgenthau. Secondo questo framework teorico, le relazioni internazionali si esaurirebbero nella dimensione interstatale e sarebbero basate sul paradigma dell'anarchia. In assenza dunque di un'autorità centrale dotata del monopolio della forza, l'azione di ciascuno Stato sarebbe ispirata alla necessità di assicurare la propria sopravvivenza e sicurezza, e da qui, fra l'altro, la necessità di preservare la pace attraverso i tradizionali metodi dell'equilibrio di potenza e dell'egemonia. La seconda tradizione di ricerca, quella cosmopolitica, Bobbio, Folk per intenderci, non solo nega il carattere statocentrico delle relazioni internazionali, includendovi così ulteriori soggetti, ma addirittura assume come obiettivo della politica internazionale la creazione di un governo mondiale. Infine, la terza tradizione di ricerca è quella grozziana, la quale incontra i suoi più autorevoli esponenti nella scuola inglese delle relazioni internazionali, in particolare nello stesso White e in Bull. Questa tradizione, pur non negando il ruolo svolto dalla competizione di potenza, ritiene che gli stati rimangano legati da alcuni interessi comuni, e sarebbero proprio questi interessi comuni ad alimentare percorsi cooperativi finalizzati a realizzare un ordine all'interno di un contesto che rimane comunque anarchico. Secondo Bull, precisamente, a partire da Westfalia, sarebbe emersa una nuova forma di sistema internazionale, l'International Society, nella quale ciascuna delle comunità politiche parti del sistema si concepisce nelle relazioni con le altre vincolata da un insieme di regole comuni, il diritto internazionale, e dall'impegno a partecipare al funzionamento di istituzioni condivise, in primis il sistema diplomatico. Ora, alla base di questa autolimitazione di sovranità vi sarebbero, avviso di Bull, diverse ragioni. Mi limito a riportarne due. Il perseguimento della pace, sia pure nel significato debole di assenza di guerra come condizione ordinaria delle relazioni internazionali, e una forte solidarietà nella difesa della forma Stato che i membri della società internazionale intenderebbero a tutti i costi preservare quale formato predominante dell'organizzazione politica rispetto a potenziali modelli alternativi, in primis il governo mondiale. Ora, secondo la tesi che ho provato a sostenere nel paper, fra i tre grandi paradigmi delle relazioni internazionali che richiamavo, quello della società internazionale è anche quello che riesce a decifrare meglio l'immagine delle relazioni internazionali alle quali guardavano i costituenti italiani. Infatti l'articolo 11 non supera in alcun modo lo Stato, come invece auspicato dai sostenitori della prospettiva di un governo mondiale, e in effetti il riferimento alle condizioni di parità con gli altri Stati costituisce un'obiezione insuperabile rispetto a una lettura in termini strettamente cosmopolitici della Costituzione italiana. Al tempo stesso l'articolo 11 neppure consente di dare veste giuridica a qualsiasi fenomeno di potenza derivante dal carattere anarchico delle relazioni internazionali, come talvolta sembrerebbe trasparire tra le righe delle impostazioni più radicali del realismo politico. Al pari delle altre clausole di cooperazione societaria, anche l'articolo 11 della Costituzione italiana sembra indirizzarsi verso una terza via, nell'ambito del quale lo Stato non si dissolve né in un apparato di governo centralizzato né nei grandi spazi evocati da Carl Schmitt. Al contrario, lo Stato, pur sottoposto in maniera sempre più intensa alla pressione di non-state actors, conserva una sua centralità nella politica mondiale proprio in virtù della forza che gli deriva dalla sua collocazione all'interno di una comunità di suoi simili,
l'International Society, ed è questa società interstatale che permette di assicurare elementi di ordine all'interno del disordine conseguente a un assetto delle relazioni internazionali che di base rimane comunque anarchico. Ritorno dunque alla domanda con la quale avevo aperto il mio intervento. Quali percorsi ermeneutici è possibile attivare per salvare le clausole pacifiste dall'obiezione di essere diventate dei pezzi di carta? Ora, a mio avviso, un possibile percorso ermeneutico passa da un coordinamento fra clausole pacifiste e clausole di cooperazione societaria. Le une hanno bisogno di sostenersi con le altre. Da un lato, le clausole di cooperazione societaria, assicurando una lettura dinamica delle clausole pacifiste, consentono di individuare una coincidenza, almeno prima facie, tra i vincoli costituzionali all'impiego dell'apparato militare e quelli individuati dal diritto internazionale. Dall'altro lato, però, in assenza di clausole pacifiste, le clausole di cooperazione societaria rimarrebbero indifese rispetto a tentativi di legittimare e dare veste normativa alla stabilizzazione di posizioni di pura forza nel quadro della competizione di potenza. Le clausole pacifiste, in combinato con le clausole di cooperazione societaria, offrono infatti agli Stati un'indicazione circa le posizioni che gli Stati, che lo Stato deve assumere rispetto ad eventuali opzioni di trasformazione dei contenuti normativi di un ordinamento come quello internazionale, largamente basato sull'elemento consensualistico e sul primato della fonte consuetudinaria. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma mi fermo qui. Vi ringrazio. Grazie Renato. Anche qua io spero che durante il Q&A avremo modo di sviluppare ulteriormente questi argomenti, però secondo me la cosa che ovviamente ho trovato più interessante anche per il fatto di insegnare anche la Johns Hopkins e quindi la questione della relazione internazionale è come hai applicato queste diciamo categorie classiche delle relazioni internazionali a questo paper secondo me è molto interessante questo concetto che hai sviluppato grazie alla scuola inglese di White & Bull, di International Society, questa idea di intrattenere relazioni continue, organizzate e regolari con gli altri stati, sentirsi vincolati in questa relazione di un complesso di regole, cioè il diritto internazionale, e qui con i miei colleghi della Hopkins dico sempre ecco perché il diritto ha una sua importanza nelle relazioni internazionali, e la partecipazione di istituzioni condivise, quindi il sistema diplomatico, esatto, quindi molto bene, poi avremo modo sicuramente di discutere ulteriormente. Grazie Renato. Perfetto, stiamo andando avanti proprio come un treno tedesco io e lui, e quindi non facciamo intervallo, così diamo un po' di spazio anche per un dibattito che mi sembra sia più che necessario. Viene qui da noi Igor Di Bernardini. Igor ci parlerà dell'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie come limite all'assistenza militare a stati belligeranti. Allora, prego Igor. Grazie. Buongiorno a tutti, io ovviamente... Sì, ok. Sentite, sì. Buongiorno a tutti, io ringrazio gli organizzatori per avermi invitato e per aver accettato il tema della discussione che ho proposto, cioè l'assistenza militare a stati belligeranti, i limiti all'assistenza militare derivanti dall'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie. Il tema è vastissimo, almeno per come l'ho affrontato io, e richiede alcune premesse. Non le tratto adesso compiutamente perché i limiti di tempo sono stringenti. Mi limito a due brevi flash che riguardano l'obbligo di risoluzione pacifica e la legittima difesa. L'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie si afferma nel diritto internazionale generale prima del divieto di ricorso alla forza e particolarmente con le due convenzioni dell'AIA del 1899 e del 1907 e poi con le convenzioni successive, fra cui i trattati interamericani del 1933 e il patto generale di rinuncia alla guerra. Quindi l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie è un obbligo autonomo rispetto al divieto di ricorso alla forza, tant'è vero che la stessa Corte Internazionale di Giustizia nel caso del Nicaragua ha detto che si tratta di obblighi complementari, non dello stesso obbligo. Per quanto riguarda la legittima difesa, questa viene definita nel diritto internazionale con il patto generale di rinuncia alla guerra. Perché? Perché nel sistema precedente vi era un diritto di ricorso alla forza illimitato,
Quindi, nel momento in cui gli stati rinunciano alla guerra, avvertono l'esigenza di definire la legittima difesa. Che cosa succede? Succede che la legittima difesa sostanzialmente viene affermata come principio, ma non viene definita nel suo contenuto materiale fino al 1945, quando viene definita con l'atto di Acapulco interamericano del marzo 1945. Nell'atto di Acapulco voi vedrete che la legittima difesa collettiva viene definita come un insieme di misure, tanto non armate quanto armate. E la legittima difesa collettiva entra nell'articolo 51 in questo senso su pressione degli stati interamericani. La prassi internazionale successiva conferma questo approccio, perché i patti sulla difesa collettiva sostanzialmente comprendono, per gli stati che la esercitano, misure di assistenza, quindi anche misure di assistenza pacifiche, fino al ricorso alla forza armata. Queste sono le due premesse che volevo fare. Ora, il problema che mi sono posto è l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie. Si applica in stato di conflitto armato, sì o no? Devo dire che su questa questione mi sembra che la dottrina internazionalistica non si sia posta troppi problemi, perché parte dal presupposto scontato che non si applichi. La mia risposta invece è affermativa, si applica, perché? Per due ragioni principalmente, le ragioni sono varie e mi limito a dirvene due. Uno, l'obbligo di risoluzione pacifica, come ho detto, è autonomo e ha un contenuto che viene definito dalle convenzioni internazionali che ho citato prima, le due convenzioni dell'AIA e il Trattato Saavedra-Lamas interamericano del 1933, contengono alcune disposizioni, come l'articolo 3, l'articolo 7, l'articolo 8 e poi l'articolo 3 del Trattato Saavedra-Lamas, che prevedono espressamente che l'obbligo di risoluzione pacifica continui ad applicarsi anche in stato di conflitto armato. Non entro nel merito per non prendere tempo, però questa è l'idea di fondo. La seconda osservazione è che il diritto di legittima difesa, che qui ci interessa perché l'assistenza militare sostanzialmente nel caso dell'Ucraina è stata giustificata a questo titolo, il diritto di legittima difesa deroga al divieto generale di ricorso alla forza, ma non deroga all'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie. Sono due obblighi autonomi e uno, il diritto di legittima difesa, deroga al divieto di ricorso alla forza, ma non all'obbligo di risoluzione pacifica. Tant'è vero che la Commissione di diritto internazionale nel 2001, nel progetto di articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato, ha introdotto una disposizione sulla legittima difesa che sostanzialmente stabilisce che gli atti di esercizio della legittima difesa sono da considerarsi leciti se assunti in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, non soltanto all'articolo 51, e quindi anche in conformità all'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie. Cosa ne segue? Ne segue una differenziazione sostanzialmente tra stati che esercitano la legittima difesa individuale e la legittima difesa collettiva. Lo Stato che subisce un attacco armato, ai sensi dell'articolo 51, gode del diritto di legittima difesa individuale e quindi nel momento in cui subisce l'attacco armato non è tenuto a rispettare l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie, non può farlo, deve difendersi. L'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie però si riespande nei momenti successivi, quindi anche lo Stato che subisce un attacco armato è tenuto a cercare una composizione amichevole della controversia con lo Stato che l'ha operato l'attacco armato. Qual è la potenziale conseguenza di questa situazione? È che lo Stato che rifiuta il negoziato con lo Stato che ha subito l'attacco armato potrebbe violare l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie ed esporsi a un'azione del Consiglio di sicurezza ai sensi dell'articolo 51. Vi ricordo che l'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite non pregiudica i poteri e le competenze stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite in capo al Consiglio di sicurezza, che quindi potrebbe agire anche contro uno Stato che, tra virgolette in malafede, rifiutasse di ottemperare all'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie. Per quanto riguarda gli Stati che esercitano la legittima difesa collettiva, questi non subiscono un attacco armato. Quindi nel momento in cui ricevono una richiesta di assistenza e l'accettano, entrano in una controversia con lo Stato che ha operato l'attacco armato e quindi devono ottemperare all'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie e cercare una composizione amichevole del conflitto con lo Stato che ha operato l'attacco armato. Questo cosa può comportare? Che nell'ambito della graduazione delle misure di legittima difesa collettiva, le prime misure adottabili dovrebbero essere unicamente le misure pacifiche e non le misure armate, fra cui l'assistenza militare. Se lo Stato che ha operato l'attacco armato rifiutasse il negoziato, a quel punto le misure di assistenza militare diventerebbero legittime.
Però bisogna fare anche qui un'ulteriore precisazione. Se lo Stato che ha operato l'attacco armato rifiutasse il negoziato, ma lo accettasse successivamente, e gli Stati che hanno adottato misure di legittima difesa collettiva invece a quel punto rifiutassero il negoziato, allora sì che anche quegli Stati potrebbero violare l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie, dovrebbero cessare l'attività illecita, quindi l'assistenza militare, e potrebbero esporsi a un'azione del Consiglio di sicurezza. Ovviamente parliamo in astratto, in concreto questo non è molto possibile, ma potrebbero esporsi a un'azione del Consiglio di sicurezza ai sensi dell'articolo 51 e capitolo 7 dello Statuto delle Nazioni Unite. E qui mi fermo, diciamo, per quanto riguarda il diritto internazionale. Vengo ad alcuni brevi cenni sull'Italia, all'articolo 11 evidentemente. L'articolo 11 venne redatto con uno scopo ben preciso in testa del Costituente, l'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite, perché l'Italia era stata esclusa dalle Nazioni Unite, non aveva partecipato alla conferenza di San Francisco, doveva entrare, era un obiettivo prioritario della politica estera italiana, e doveva qualificarsi come Stato amante della pace ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto delle Nazioni Unite. L'articolo 11 costituiva questa garanzia. L'articolo 11 si ispira al patto generale di rinuncia alla guerra, ma soprattutto al trattato Saavedra-Lamas, a cui l'Italia aveva aderito nel 1933. L'articolo 1 del trattato Saavedra-Lamas contiene una disposizione con due norme. Gli stati contraenti condannano la guerra di aggressione e si impegnano a risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici. L'articolo 11, però, se ci fate caso, fa un passo in più, perché sostanzialmente il ripudio della guerra è collegato direttamente alla risoluzione delle controversie internazionali, cioè l'Italia rifiuta di risolvere le controversie internazionali con la guerra, e io dico, in senso più generale, con l'uso della forza. Che cosa ne consegue, e concludo, poi mi fermo, che la legittima difesa entra nel nostro ordinamento, e io da internazionalista, diciamo così, dico in modo pure semplice, entra attraverso l'articolo 10,1 della Costituzione, non entra attraverso altre norme, non c'è bisogno di richiamarne altre, ma con una eccezione, nel senso che la legittima difesa individuale è incontestabile, la legittima difesa collettiva è ammessa, ma con misure non armate, non con misure armate per via del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Spero di essere stato nei tempi, qui concludo. Non vado oltre, ovviamente richiamo il mio paper per tutti gli approfondimenti che non ho potuto fare, vi ringrazio. Grazie molte Igor, mi è molto interessato quello che lei ha detto, anche se mi permetto umilmente di non condividerlo su un punto, ma è molto interessante, cioè per essere breve, sto sintetizzando per me, voi avrete capito certamente meglio di me, Igor sostiene che la legittima difesa propria, quella che ognuno fa in house, ha come presupposto di perseguire in maniera reale, efficiente, efficace, l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie. Questo obbligo sussiste anche prima di avviare una legittima difesa a favore di un terzo, caso Ucraina. Ora io vedo due punti sui quali io non mi riesco a trovare con lei e poi dopo ne parliamo. Uno, mi sembra una posizione un po' irrealistica. Io non sono un giurista teorico, sono un giurista, io mi definisco di basso. Cioè la pratica è importante nel diritto, il senso pratico. Io penso che se il nostro Stato venisse attaccato deve reagire immediatamente, perché il tempo della pace non ce l'ha. Altro è se viene attaccato un altro soggetto rispetto al quale noi non abbiamo un obbligo di intervenire, ma si parla della posizione intermedia, della guerra ammissibile, legittima, ma non dovuta, allora in questo caso quello che dice Igor ci sta tutto. Ma non è un obbligo galleggiante sulla nostra testa, è un dovere politico-giuridico del quale lo Stato deve dare prova di aver adempiuto e che il nostro Stato non ha fatto. La posizione di Igor però non è peregrina, perché io la sono andata a trovare nella Gaudium Spes, nella bellissima enciclica del Concilio Vaticano II, ma stiamo parlando della Chiesa, cioè di un organismo che assume la pace come suo ubi consistam, e allora la Chiesa ti dice che prima di prendere le armi, sia a tuo vantaggio, sia in tua difesa che in difesa di un terzo, la via della pace la devi aver praticato
e addirittura la fa assistere da due aggettivi, deve essere praticabile, deve essere efficiente, però pone anche una serie di condizioni che il diritto internazionale non pone, per esempio che sia coordinata la difesa all'attacco e che sia essenziale. Poi dopo, perché non abbiamo tempo, voglio che lei mi chiarisca, che tu mi chiarisca bene questa cosa che è interessantissima. Grazie. Anche lui. Prego. Credo che tocchi a te. Scusate, tocca a me. Allora, adesso abbiamo Antonello Localzo, il principio pacifista tra essenza assiologica e valenza dialogica. Antonello. Sì, molte grazie, ringraziamenti ovviamente all'associazione, agli organizzatori, vado rapidamente, non posso approfondire su questo, e ai coordinatori di questa sessione. Devo dire, diciamo, preliminarmente che mi trovo molto in linea con l'intervento che mi ha preceduto su alcuni aspetti, facendo però delle precisazioni sul versante interno, un po' sull'idea che mi sono fatto. L'esigenza di introdurre il principio pacifista come principio supremo a livello costituzionale si avverte soprattutto a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, come esigenza imprescindibile da quelle potenze sconfitte alla fine di quel conflitto, e alla fine di quel conflitto sorge anche l'aspettativa per un rinnovamento della gestione delle relazioni internazionali. Questa si sostanzia sostanzialmente nella nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a cui ipoteticamente affidare un ruolo di risoluzione pacifica delle controversie, dei conflitti tra Stati. Sappiamo però che nella realtà le cose sono andate poi molto diversamente. Sono andate molto diversamente, per cui abbiamo che il principio pacifista, pensato come principio supremo in grado di vincolare determinati fenomeni, poi nella pratica è quello che ha sofferto maggiormente una cesura tra l'effettiva capacità di vincolo all'uso della forza e e poi un adeguamento effettivo all'evoluzione dei rapporti internazionali, cioè sconta un po' la difficoltà di contenere entro margini giuridici quello che è un fenomeno essenzialmente politico, non giuridico quantomeno, quello della guerra. L'articolo 11 declina questo principio in due prospettive, l'abbiamo già detto. Da una parte il ripudio della guerra come divieto della guerra di aggressione, e dall'altra quello del divieto nell'uso della forza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Ora, alcune letture radicali, quelle per così dire conflittuali, diceva prima Edoardo Caterina, non quelle non conflittuali, diciamo, letture radicali sul principio pacifista sono quelle che vorrebbero preclusa non solo la guerra di aggressione, ma anche qualsiasi uso della forza che si discosti da una guerra meramente difensiva. Una posizione radicale di questo tipo mi fa sorgere due interrogativi, se vogliamo, sulla possibile coerenza tra dato giuridico e dato politico internazionale. Da una parte il fatto che l'articolo 11 consentirebbe esclusivamente di ricevere un aiuto, ma non di darlo, al di fuori della difesa ovviamente. Dall'altro ancora ulteriore problema è che una posizione di questo tipo sarebbe difficilmente conciliabile, quindi una ulteriore incoerenza, questo poi lo vedremo alla fine, con la partecipazione a determinate organizzazioni internazionali di stampo difensivo, come la NATO. Cioè, se io posso solo riceverlo, l'aiuto, ma non darlo, qual è il senso di partecipare ad un'organizzazione di carattere difensivo? Non c'è simmetria, diciamo, con le partecipazioni. Quindi abbiamo come punto di partenza di quello che voglio affermare tre aspetti. Innanzitutto che occorre tener conto delle differenze nelle varie forme di uso della forza, quindi senza poter distinguere esclusivamente guerra di aggressione e guerra difensiva.
In secondo luogo, che occorre tenere sempre presente il concetto di aggressore aggredito dal punto di vista del sostegno, e infine tener conto del significato dell'uso della forza, che deve essere inteso sempre in senso finalistico, cioè uso della forza non come divieto poi in assoluto, che è astratto, ma come strumento finalizzato al raggiungimento della stabilizzazione dei rapporti e quindi a raggiungere la pace, e non come strumento finalizzato alla debellazione dell'avversario. Diversamente occorrerebbe ritenere che questo articolo 11, poi dal 48 ad oggi, per come per quella che è stata poi la condotta internazionale dell'Italia, sia stato largamente inattuato in un senso radicale. Da questo punto di vista, secondo me, almeno l'impressione che ho avuto, emergerebbero due cesure tra il dato, da una parte tra dato giuridico e dall'altro quello politico e geopolitico in generale, e ancora a seconda che si tenti un approccio secondo le categorie costituzionalistiche pure o quelle proprie del diritto internazionale. Dal punto di vista dell'approccio, se vogliamo, geopolitico, prevale un aspetto, si diceva prima, tendenzialmente realista delle relazioni, per cui un approccio pacifista in senso assoluto verrebbe vista come una forma di posizione, fatemi passare il termine, degradata, di inadeguatezza rispetto all'uso della forza che comunque sussisterebbe pur sempre a livello internazionale. Ora, una posizione di questo tipo in una lettura giuridico-costituzionale non può essere accettata criticamente, nel senso che andrebbe sempre tenuto presente che dal punto di vista giuridico quello che spesso sul piano politico è considerato come un interesse esistenziale di uno Stato, dal punto di vista giuridico spesso ha un significato più, se vogliamo, contingente, ecco, legato ad esigenze specifiche puntuali. Dal punto di vista dei rapporti tra diritto internazionale e diritto costituzionale, ecco, si tende ad affermare da entrambi i versanti che vi sarebbe questo parallelismo nel divieto dell'uso della forza, cioè sia il diritto internazionale sia quello costituzionale vieterebbero l'uso della forza come strumento di risoluzione delle controversie, ma se poi andiamo a confrontare in concreto i due approcci, vediamo che in realtà sono molto diversi e quindi anche gli esiti sono diversi. Leggendo, diciamo, dottrina costituzionalistica, dottrina internazionalistica con riferimento alla vicenda più recente in Ucraina, in realtà mi sono reso conto che gli esiti a cui si perviene sono tendenzialmente differenziati, dove il costituzionalista tende a valorizzare questa portata di principio supremo dell'articolo 11, mentre l'internazionalista tende a focalizzarsi più sull'apertura che l'articolo 11 permetterebbe nell'adeguamento a determinate condotte che dal punto di vista del diritto internazionale sarebbero pur sempre lecite. Quindi, se noi partiamo dal significato dell'articolo 11, non mi soffermo su questo perché se ne è parlato già ampiamente, abbiamo due letture, se vogliamo, tra di loro non coincidenti. Una che vorrebbe l'articolo 11 come portatore di un principio supremo, quello pacifista, che informa anche la seconda parte, quindi prevale su questa. Mentre un'altra che vorrebbe questo articolo 11 portatore di due principi da bilanciare tra loro, quello pacifista da una parte e quello di apertura internazionale dall'altra, e quindi andrebbero coordinati. Gli esiti concreti tra le due posizioni sarebbero che nella prima ipotesi il principio del ripudio della guerra avrebbe un valore, per così dire, assoluto, se vogliamo, mentre nel secondo caso vi sarebbe una integrazione di significato, di senso di questo principio alla luce delle disposizioni del diritto internazionale, in particolare, lo si è detto, dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite sulla legittima difesa. Ora, mi pare che entrambe le posizioni possano andare incontro a delle difficoltà, per quanto la prima, diciamo, quella più giuridicamente, se fatemi passare il termine, pura del significato dell'articolo 11, quella più rigida, possa essere considerata più rigorosa, più aderente ad una lettura originalista della Costituzione, questa sconta però una difficoltà sul piano eminentemente pratico, cioè nel momento stesso in cui la guerra scoppia, è in atto, e dove non basta, diciamo, restare inerti, ma è necessario assumere comunque un comportamento in concreto. Dall'altro invece comunque si è messo in evidenza come una posizione che tende ad ampliare eccessivamente l'articolo 11 ed adattarlo al diritto internazionale potrebbe andare in conflitto con quelli che sono i controlimiti, in dottrina sono stati richiamati nel significato che hanno assunto dopo soprattutto la sentenza 238 del 2014 della Corte Costituzionale.
Quindi ciò che emergerebbe, che rappresenta almeno questa la tesi che voglio sostenere poi in fondo, il significato realmente, cioè, effettivamente supremo dell'articolo 11, è soltanto nel passaggio che riguarda non tanto il divieto, questa è una cosa di scontato, divieto di guerra e di aggressione, ma del divieto dell'uso della forza come strumento esclusivo di risoluzione dei conflitti, valorizzando l'aspetto costituzionale dello strumento negoziale ai fini della risoluzione del conflitto, cioè uso della forza per ristabilire la pace, non uso della forza per sconfiggere l'avversario. L'elemento imprescindibile è sempre quello negoziale, dovrebbe permanere anche nelle situazioni di conflitto. Questo mi trovavo d'accordo con chi mi ha preceduto. Vado molto rapidamente gli ultimi due passaggi. Il significato dell'articolo 11 richiederebbe un approfondimento anche sulla questione che riguarda il significato di belligeranza e concetto di guerra. Ora, se l'articolo 11 fissa sicuramente un limite al concetto costituzionale di guerra lecita nella guerra esclusivamente difensiva, abbiamo che la guerra come fenomeno è estremamente vario, e questa varietà emerge poi sostanzialmente dalla realtà internazionale. Cioè non abbiamo, come dicevo prima, una guerra aggressiva, una guerra difensiva. Abbiamo tra questi due estremi una molteplicità di fenomeni che implicano sempre l'uso della forza, quindi forse sarebbe più corretto parlare di uso della forza in senso ampio che di guerra come fenomeno in senso stretto. Questo, ci porta a interrogarci su un ulteriore aspetto attuale, cioè se ad esempio la fornitura di armi ad un paese in conflitto possa o meno essere considerato belligeranza in senso proprio. In dottrina molti hanno sostenuto la tesi dell'effettiva sussistenza della belligeranza, però su questo aspetto io distinguerei le forme di aggressione in senso stretto attiva da quelle di supporto minore nell'uso della forza. E quindi credo che da questo punto di vista sia possibile differenziare i comportamenti in concreto tenuti dagli stati e distinguere la belligeranza in senso proprio, ai fini dell'articolo 11, da ipotesi che belligeranza nel senso proprio del termine non lo sono. Vado alle conclusioni. Il valore della pace in realtà oggi assume un significato sempre più pregnante, se pensiamo anche al rischio di uno possibile sdoganamento dell'uso di armi nucleari nella risoluzione dei conflitti, essendo forse, perché poi realmente fortunatamente non è successo, però superata quel tradizionale timore legato alla minaccia della mutua distruzione assicurata che c'era, e quindi manteneva questo equilibrio del terrore tra le forze. Ciascuno di noi si augura che questo timore reciproco non venga mai superato, però la situazione è difficile, siamo sull'orlo davvero di una svolta da questo punto di vista, e il rischio è sempre attivo. Quindi, concludendo, sul significato dell'articolo 11, quindi sulla effettiva valenza precettiva, mia posizione nichilistica maturata dopo la pandemia su questo, cioè la difficoltà del diritto di contenere categorie che non sono propriamente giuridiche come quelle come la guerra, e quindi valorizzare l'aspetto giuridico soltanto con riferimento all'aspetto negoziale. Chi sostiene una tesi rigorosa sul pacifismo, cioè quella che precluderebbe qualsiasi forma di sostegno ad uno Stato aggredito, dovrebbe però essere anche disposto ad accettare che lo Stato aggredito, e questo è un ulteriore aspetto realistico, diceva la professoressa prima, se l'Italia è attaccata, ha l'obbligo di difendersi. Concretamente, l'Italia, questo al di fuori del dato giuridico, che difesa potrebbe offrire rispetto ad un'aggressione in massa esterna? Ad esempio, l'Italia al posto dell'Ucraina, senza un sostegno esterno, quanto tempo avrebbe potuto? Una settimana? Non lo so, più o meno. Ma anche la stessa Ucraina senza un supporto esterno. Quindi bisogna interrogarsi anche su questa ricaduta concreta, perché sarebbe stato bello avere anche dei militari, ieri lo dicevano, perché bisognerebbe capire poi effettivamente qual è il risultato. Quindi concludo davvero con questa, una posizione di questo tipo, e mi scuso, mi sono dilungato anche un po' troppo, secondo me consentirebbe di fare salva sia un'adeguata solidarietà internazionale, quindi possibilità di fornire un supporto agli aggrediti, sia un effettivo realismo nell'approccio alle relazioni internazionali, sia una maggiore concretezza del principio pacifista considerato dal punto di vista realistico.
Concludo con un'ultima osservazione che richiederebbe una relazione a parte, questo senza tener conto ovviamente della dicotomia amico-nemico e rapporti internazionali che aprirebbero uno scenario completamente diverso. Chiedo scusa, mi sono dilungato un paio di minuti. Grazie. Allora, Antonello, in questo caso, per due motivi, uno perché voglio lasciare tempo al Q&A, ma anche per il body language che vedevo tra il pubblico, le cose che hai detto, secondo me è stato un intervento molto interessante, ma anche molto thought provoking. Vedo anche Alessandra Mazzole che deve intervenire, forse il suo paper avrà molto, non dico replicare, però molto interessante, e speriamo di avere del tempo per poter discutere alcune cose che hai sollevato. Grazie. Allora, ora è il turno di Cristina Equizzi. Ah, io sospettavo che fosse... Perfetto, scusami. Questioni e dinamiche costituzionali sui conflitti. Grazie a tutti, buongiorno. Un ringraziamento doveroso all'Associazione di PCE, al direttivo, al comitato scientifico e al panel. Come diceva la professoressa, il mio intervento verterà su questioni dinamiche costituzionali sui conflitti armati e mi scuso sin da ora se magari qualcosa sarà una ripetizione delle tante sollecitazioni che già abbiamo ricevuto dall'inizio di questa mattina. Tendenzialmente il mio intervento si pone due questioni di fondo. La prima, il rapporto tra gli organi costituzionali, e il secondo, la legittimità o meno del sostegno italiano all'Ucraina. Innanzitutto partirei da un dato di fatto, vale a dire che la guerra, perché di guerra si tratta, tra la Russia e l'Ucraina, si presenta come un conflitto tra due stati, uno stato aggressore ed uno stato aggredito, per il controllo da parte del primo di elementi costitutivi del secondo. Il ripudio alla guerra previsto, sancito all'articolo 11 dalla nostra Costituzione, è sicuramente un principio fondamentale che pone una postura internazionale dell'ordinamento repubblicano nel suo insieme, mentre la previsione dell'assicurazione della pace prevista al medesimo articolo 11 della Costituzione, noi lo conosciamo come un obiettivo di valore costituzionale che i pubblici poteri sono tenuti a garantire e a ricercare. Come diceva ieri il professor De Vergottini, bisogna tenere presente all'interno dell'analisi costituzionale che non tutte le guerre sono uguali. Abbiamo le guerre costituzionalmente ripudiate, cioè quelle che si risolvono letteralmente come uno strumento di offesa alla libertà degli altri popoli o in un mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, vale a dire le guerre offensive e le guerre di aggressione. Poi abbiamo invece le guerre costituzionalmente necessarie, che sono quelle volte alla difesa della patria come il sacro dovere. Ma tra il costituzionalmente vietato e il costituzionalmente dovuto, la Costituzione lascia uno spazio aperto alla politica, che è stato individuato come un costituzionalmente possibile, dove è possibile appunto andare a collocare gli eventuali accordi multilaterali difensivi sottoscritti dall'Italia e tutte quelle misure implicanti l'utilizzo della forza armata che ne conseguono, fino addirittura alla belligeranza in caso di aggressione di uno Stato alleato. L'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico stabilisce che un attacco armato in Europa o in America settentrionale contro una delle parti debba essere considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e pertanto se questo attacco viene a verificarsi, ciascuna di queste parti sarà chiamata ad intraprendere l'azione che reputerà necessaria, compreso l'utilizzo della forza armata. In virtù dello stesso trattato, l'Italia è libera di scegliere e di decidere di volta in volta, attraverso i propri organi interni, se intervenire militarmente. E secondo sempre il profilo che ieri richiamava il professor De Vergottini, diciamo un profilo di carattere procedurale,
Il dettato costituzionale prevede che le Camere vadano a deliberare lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica sappiamo che è deputato a dichiarare lo stato di guerra, ma in particolare l'articolo 78 prevede che l'eventuale conflitto internazionale venga considerato e deciso tramite una convergenza tra il Governo e il Parlamento con il ruolo dichiarativo del Presidente della Repubblica. Se questo è vero sul piano procedurale, sul piano formale di instaurazione dello stato di guerra, dobbiamo tenere in considerazione un ulteriore profilo, vale a dire quello delle operazioni militari al di fuori del territorio italiano, dove il riferimento non viene ad essere più l'articolo 78, ma diventa l'articolo 77 della Costituzione. E anche in questo caso, nell'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina, ci rendiamo conto come in realtà il rapporto tra questi organi costituzionali è venuto a creare una situazione che noi di fatto conosciamo già molto bene, vale a dire una sottolineatura della debolezza del Parlamento nei confronti del governo, che viene ad incidere fortemente anche nel caso della guerra. Ma dall'altro lato non possiamo non tenere in considerazione anche una cosa, vale a dire che a marzo le Camere hanno approvato una risoluzione che dà la possibilità di impegnare il governo a provvedere alla cessione di apparati e strumenti militari che consentono all'Ucraina di esercitare il diritto della legittima difesa. Bene, in una situazione bellica, che per definizione è una situazione che viene a mutare in maniera molto repentina, dare questa possibilità al governo non fa altro che accrescere questa debolezza dell'Assemblea a discapito appunto di tutto il sistema costituzionale, e capace di un'altra volta, qualora ce ne fosse ulteriormente bisogno, di andare a sottolineare questa marginalizzazione delle Camere, che però a questo punto sembra rappresentare piuttosto, oserei dire, una scelta di indirizzo politico. Ma per meglio comprendere come la Costituzione italiana venga a porsi di fronte all'attacco della Russia, bisogna chiaramente richiamare anche elementi del diritto internazionale. È emerso con chiarezza come l'attacco russo nei confronti dell'Ucraina abbia comportato una violazione del diritto internazionale, in particolar modo dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, che considera illeciti la minaccia e l'uso della forza armata contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato. Però, e qui mi scuserete se vado molto di fretta per ragioni di tempo, naturalmente rimando al testo scritto, oltre a considerare il trattato della NATO e delle Nazioni Unite, dobbiamo considerare anche il trattato sull'Unione Europea, con riferimento alle missioni che possono essere deliberate, quindi alle questioni che possono essere deliberate e che possono coinvolgere chiaramente l'Italia. Allora viene a porsi un'ulteriore questione, che è la seconda questione che intendevo sottolineare con questo intervento, vale a dire se è lecito oppure no l'apporto, il supporto che l'Italia viene a fornire all'Ucraina. All'interno della nostra Costituzione potremmo, diciamo, anche poter individuare la cosiddetta guerra di sostegno, che è quella della quale sentiamo parlare, e sicuramente possiamo affermare che il sostegno fornito dall'Italia all'Ucraina è un sostegno in linea con il principio costituzionale e con i principi costituzionali posti all'articolo 11, ma è soprattutto un impegno che viene autorizzato dallo stesso diritto internazionale. E se questo è vero sotto il profilo della legittimità sostanziale, dal punto di vista della legittimità formale dobbiamo ricordare un'altra volta come la decisione di sostenere la guerra russo-ucraina rientra nelle competenze proprie degli organi costituzionali, anche se poi di fatto viene a mancare quanto costituzionalmente previsto
ribadendo ancora una volta la debolezza del Parlamento. Ecco, nello scritto ponevo anche una questione in riferimento ad un profilo comparato con il ruolo assunto dal Presidente negli Stati Uniti d'America rispetto al nostro ordinamento, che per ragioni di tempo rimando appunto alle pagine che voi professori avete gentilmente letto. E mi viene, per concludere, da sottolineare come anche nella differenza delle diverse forme di governo nei diversi stati, in questo periodo storico non facciamo altro che constatare la debolezza delle assemblee, anche in materia, nelle vicende di guerra, chiaramente. Grazie. Grazie Cristina. Sembra che tutto sia stato detto, quindi rendiamoci conto anche della difficoltà di chi sta parlando sul finire, di riuscire comunque a dirci qualcosa di nuovo. E credo che Cristina ce l'abbia detto, non solo nella sua chiara sintesi, ma anche nell'aver sottolineato, qui ritorno al mio ruolo dell'evidenziatore, che questo articolo 78 è, insomma, non solo non l'abbiamo applicato perché non è guerra, ma a me sembra, qui interviene più una mia riflessione, se Cristina me lo consente, che non ce lo siamo filato di striscio nell'articolo 78, scusatemi, perché insomma è vero che, per dirla come ha detto benissimo ieri De Vergottini, tre erano i soggetti: Parlamento, Governo, capo dello Stato, e tre sono stati soggetti in occasione della guerra ucraina. Ma il fatto che intervengano tre soggetti previsti nel 78 non significa che siano intervenuti con lo stesso peso specifico politico, cioè che il titolo del loro intervento sia rimasto uguale, quello previsto nel 78. Io direi invece che questo intervento, soprattutto per quanto riguarda il Parlamento e quindi per quanto riguarda il Governo e di conversa per quanto riguarda il Presidente, quindi tutti e tre, è stato rovesciato come un calzino. Quindi ha una violazione formale che Cristina d'Ombra chiaramente pone nello scritto, che è stato solo un piacere leggere, e si aggiunge poi una forte violazione sostanziale, come ci diceva prima Igor, perché per Igor è necessario che ci sia questo, diciamo, perseguire prima la via della pace, che per me non è necessaria se l'attacco è in casa mia, ma se vado ad aiutare il terzo, cioè ci dovrebbe essere questo perseguimento, che qui non c'è stato proprio. Grazie, grazie anche a Cristina. Grazie. Bene, adesso tocca a Alessandra Mazzola, il ripudio della guerra sospeso tra crisi della democrazia interna e mutamento delle regole internazionali. Alessandra. Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io in realtà al coro dei ringraziamenti all'associazione di BCE, ai coordinatori che hanno pazientemente letto i nostri contributi e all'ospitalità, insomma, dell'Università Gabriele D'Annunzio. È stato ampiamente detto anche stamattina che la perdurante attualità del conflitto russo-ucraino impone di riflettere attorno all'effettività del principio del ripudio alla guerra sancito al termine del secondo conflitto mondiale dalla Costituzione repubblicana e da importanti dichiarazioni internazionali e da diversi trattati. E il mio intervento si propone di inserirsi nel solco di coloro che ritengono ancora necessario ragionare su quelle norme che, al verificarsi di precise condizioni, peraltro nel tempo variamente e flessibilmente considerate, hanno in qualche modo consentito agli Stati di ricorrere alla guerra. È noto che l'articolo 11 della Costituzione, ed è stato ampiamente detto anche stamattina, oltre che negli interventi di ieri, contiene due importanti dichiarazioni intimamente connesse, con le quali i costituenti hanno manifestato la volontà di proiettare nei rapporti internazionali i principi di democrazia, giustizia, libertà ed eguaglianza tra le nazioni, oltre ovviamente alla protezione dei diritti umani. A tale scopo, a sostegno del principio del ripudio alla guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali,
sono state indicate come legittime le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. L'apertura oltre lo Stato, potremmo dire, è del supremo principio indicato dall'articolo 11 della Costituzione, ha infatti consentito al nostro Paese di aderire alla Carta delle Nazioni Unite, oltre che per la verità anche al Trattato del Nord Atlantico. E in questo modo l'Italia ha assunto impegni precisi a livello internazionale che hanno tuttavia finito con il divergere dai principi indicati negli stessi documenti a causa della progressiva affermazione di un contesto geopolitico profondamente differente rispetto a quello originario, e il che è stato considerato come una condizione legittimante, un'interpretazione per la verità assai distante dall'impegno a limitare la sovranità a favore di organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la sicurezza tra le nazioni, arrivando addirittura, come è già stato detto, a considerare lecite quelle che prevedono la possibilità di affermare o ristabilire la pace per mezzo dello stesso atto ripudiato, cioè la guerra. Questo mi sembra evidente nel corso del conflitto armato attualmente in essere, che da un lato è stato giustificato attraverso il surrogato terminologico di operazione militare speciale, ritenuto o definito necessario per proteggere la popolazione del Donbass e riproponendo in qualche modo la teoria dell'intervento umanitario, che come è noto attribuisce ad ogni Stato il dovere di proteggere i propri cittadini da gravi violazioni dei diritti fondamentali e trasferisce in caso di inadempienza questa responsabilità all'intera comunità internazionale. D'altro lato, è stata rinvigorita la tesi per cui l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite apre la strada anche a una dimensione collettiva della legittima difesa, che consente, come è stato detto prima dalla professoressa De Minico, l'intervento armato per difendere uno Stato diverso dall'interveniente, di cui il decreto legge che regge la sostanziale benché informale partecipazione in guerra del nostro Paese, cioè l'articolo 16 del 2022, rappresenta a mio avviso senza dubbio una prova. Questo ha dato vita, mi sembra, a delle preoccupanti distorsioni dei principi costituzionali, non meno che di quelli internazionali, che dovrebbero viceversa indurre a ritenere necessaria un'interpretazione dell'articolo 11 nella sua parte dell'eccezione, ancor più rigida rispetto a quella che fino ad ora è stata formulata. Infatti, a mio avviso, dal supremo principio pacifista potrebbe persino farsi discendere l'incostituzionalità di qualsiasi sostegno politico, economico e militare ad uno Stato in guerra, e ciò non solo in virtù di un'interpretazione, potremmo dire, oltranzista dell'articolo 11 della Costituzione, ma anche attraverso un'interpretazione rigorosa della norma, da cui sembra dedursi che un eventuale sostegno ad un paese in guerra possa essere legittimo solo se aggredito, ed è un presupposto che risulta forse difficilmente rinvenibile allo stato attuale e nei tempi, insomma, di questa lunga ormai conflitto armato. Avviandomi alle conclusioni, non mi sembra probabilmente eccessivo sostenere che anche al diritto internazionale potrebbe essere applicata la cosiddetta teoria dei controlimiti, che come è noto blocca, tra virgolette, in entrata le norme dell'ordinamento sovranazionale, che, come ha detto la Corte Costituzionale con la sentenza 238 del 2014, presentano punti di frizione con gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, perciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale. Nella stessa occasione è noto, la Consulta ha affermato che attraverso l'articolo 1 della legge di ratifica dello Statuto delle Nazioni Unite, l'Italia ha consentito a limitare la propria sovranità a condizione che ciò si verifichi nel limite del rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione, che viceversa appaiono superati, a mio avviso, in caso di conflitto armato non puramente difensivo.
alla luce insomma, di queste osservazioni, mi sembra che il nostro Paese dovrebbe indicare la propria posizione all'interno della comunità internazionale, non attraverso le dubbie opzioni strategiche promosse dalla NATO e a cui hanno fatto seguito anche le istituzioni europee, e rispetto alle quali i nostri esecutivi, per la verità, mi sembra a partire già dagli anni 90, si sono adagiati consolidando il travisamento delle regole internazionali in senso contrario rispetto all'obiettivo di costruire la pace. Pertanto, invece di adeguarsi a questi dubbi orientamenti internazionali, gli esecutivi e i parlamenti, il plurale evoluto, del nostro Paese dovrebbero, secondo me, opporre preferibilmente le regole di una Costituzione rigida che è fatta proprio per resistere agli interessi contingenti della politica, e ribadendo dunque in ultima istanza la forza superiore del diritto rispetto a quella delle armi. Grazie. Grazie Alessandro, anche perché sei stato dentro i tempi, quindi grazie mille. Qui applico la stessa regola che ho applicato per quanto riguarda il paper di Antonello, cioè qui secondo me, ed è un merito, è molto chiaro rispetto a come deve essere interpretato l'articolo 11, e secondo me questo di nuovo è oggetto di dibattito, quindi secondo me è molto importante e secondo me ha il pregio rispetto non per preparazione, secondo me chi ha cercato nel paper di trovare una terza via eccetera, secondo me sono state anche interessanti, ma qui è abbiamo modo di condurre invece a una posizione più rigida che non lascia spazio per messi interpretativi, diciamo, da questo punto di vista. Quindi grazie mille. Grazie mille a lei. Ora aspettiamo invece Giuliano Bosa, che parlerà delle incondizioni di parità con gli altri stati, l'articolo 11 della Costituzione tra guerra e integrazione. Prego Giuliano. Buongiorno a tutte e a tutti, mi unisco naturalmente ai ringraziamenti di rito per l'associazione, per gli organizzatori, i moderatori e per tutti coloro i quali hanno reso possibile concretamente lo svolgersi di questo bel seminario. Ora, io in 10 minuti, nel sincero apprezzamento di coloro i quali hanno parlato prima di me, che hanno secondo me davvero, diceva il professor Seminico, ampliato lo spettro del dicibile sull'argomento, su un argomento così delicato, mi sentirei di abbandonare ogni velleità di fare una relazione organica e strutturata che sarebbe molto lunga e di replicare per spot. Ho scelto 5 punti sui quali intrattenerci anche in vista del dibattito che mi auguro sia imminente. Dunque, primo punto, noi parliamo dell'articolo 11 della Costituzione, però non ne parliamo alla luce di una teoria generale della Costituzione. Questa cosa è possibile? A me sembra concretamente realizzata nella realtà del dibattito dottrinale. Noi non abbiamo una vera e propria idea di che cosa sia la nostra Costituzione. Studiamo lo Stato liberale, quando studiamo le forme di Stato, poi diciamo c'è stato lo Stato di democrazia pluralista. E che cosa è cambiato realmente? Qual è il vero marchio di fabbrica di questo Stato? Perché se non sappiamo questo, non sappiamo nemmeno misurare la distanza tra quello che c'è scritto nelle Costituzioni e negli strumenti internazionali del secondo dopoguerra e quello che succede oggi, quello che la realtà turbinosa dei fatti ci mette davanti agli occhi. Prima Antonello diceva l'interpretazione originalista del termine guerra, e gli è scappato originalista, poi ne parliamo, perché originalista rimonta alla volontà originaria di coloro i quali l'hanno scritto. Però quello c'è scritto, guerra. Quindi è testuale. Il fatto che noi sovrapponiamo istintivamente testuale e originalista significa che in qualche modo consideriamo trapassato quello che c'è scritto, però rimane scritto. E allora dobbiamo prenderlo sul serio, sì o no? Io direi di sì. Proprio per questo mi sembrerebbe difficile misurare la distanza fra quello che vedo oggi e quello che c'è scritto lì, perché quello che c'è scritto lì non può essere in qualche modo miniaturizzato come la nozione di guerra, e mi riferisco ad Andrea, oppure surrogato da altri termini, e mi riferisco ad Alessandra. Sulla correlazione poi vorrei ritornare. Effettivamente sì, bisogna che si dica chiaramente qual è il ruolo dei giuristi allora se non abbiamo presente questa distanza e non consideriamo questa distanza come oggetto di studio. E noi costituzionalisti, almeno chi come me tenta di approcciarsi a questa materia, in qualche modo dovrebbe dirci come si è passato da A a B.
quali interessi sono stati sacrificati nel mentre, che fine hanno fatto. Benissimo. Perché dobbiamo spiegare se questo passaggio è avvenuto senza salti, e quindi possiamo permetterci una sorta di tabula rasa, possiamo permetterci cioè in qualche modo di dire che le costituzioni contemporanee operano da zero, è la teoria delle Teilhard-Fassungen, delle costituzioni civili, quelle che riguardano solo i settori e segmenti di mercato o di società, oppure se invece dobbiamo spiegare qualcosa. Bene, io vorrei provare a spiegare qualcosa, e qui passo al secondo punto di quello che ho preparato, e cioè Renato diceva molto bene, Renato Ibrido, che non c'è un'evidenza empirica sul fatto che democrazia, i regimi democratici, significhi no alle guerre, perché praticamente vediamo che le democrazie cosiddette tali si muovono sullo scenario internazionale senza tema di far ricorso allo strumento bellico. E beh, questo ci deve far riflettere, perché noi in realtà abbiamo una tradizione dottrinaria, anche risalente, da Mirkingetsevich in avanti, che ci dice proprio che laddove i parlamenti siano capacitati ad intervenire negli affari internazionali, questo si tradurrebbe automaticamente nel ripudio della guerra. Vero o falso? Probabilmente falso, ma allora non è che invece è quello che noi chiamiamo democrazia, che non è proprio esattamente rispondente al modello che ci si aspettava, anche in base alle teorie di Mirkingetsevich? Chiedo. Qual è stato il punto di svolta delle costituzioni contemporanee? Secondo me è stato Norimberga. Perché? Perché Norimberga è un momento in cui c'è una rottura secca del diritto, l'invasione della sovranità di un altro Stato, l'applicazione retroattiva del diritto penale, la condanna con 11 impiccagioni dei vertici politici di uno Stato, però seguito da una promessa condensata nello statuto del Tribunale di Norimberga. Una promessa che noi dobbiamo prendere sul serio, possiamo anche dire che è una boutade. E concludere dicendo è stata una boutade, in realtà quello è un atto di aggressione pura, un atto di debellazio dei vertici politici dello Stato. Però perché dovremmo dirlo? Prendiamo sul serio quello che c'è scritto lì, per vediamo che in realtà quello che è scritto e che si è detto a commento di Norimberga, non soltanto da parte dei vertici politici mondiali, ma anche da parte di coloro i quali hanno studiato Norimberga, penso a Hannah Arendt, per esempio, dovrebbe marcare una svolta verso la promessa di una pace perpetua. Pace perpetua che non può prescindere dagli stati. Edoardo Caterin, grazie. Il modello di pace perpetua, che viene chiamato cosmopolitismo, non è un modello che prescinde dall'esistenza di uno Stato, perché richiama un collegamento indispensabile fra la democrazia pluralista e inclusiva a livello statale e una società internazionale che si fa comunità internazionale grazie all'integrazione nelle strutture degli Stati di tutti i cittadini su un piano di libertà uguale. Non è che è inventato, è scritto. Sto commentando quello che vedo scritto. Allora, se questo è quello che io vedo scritto, la differenza fra quello che vedo scritto e quello che succede oggi è in qualche modo da un oggetto di studio, bisogna che ce ne si occupi. Ho parlato del concetto nel paper, ho parlato del concetto di dignità, perché il concetto di dignità è al centro delle costruzioni, tanto degli strumenti internazionali del secondo dopoguerra, quanto delle costituzioni moderne, a volte in modo esplicito, tipo costituzione tedesca, a volte no, ma sicuramente lo è. E la dignità è un concetto che ha una tradizione molto risalente e che quindi possiamo studiare in modo abbastanza approfondito, perché non abbiamo bisogno di inventare nulla. La dignità si è sviluppata nel secondo dopoguerra sul suo duplice crinale di dono e conquista. Dignità come diritto riconosciuto, dignità come libertà di autodeterminazione che da individuale si fa collettiva. E questa dignità, che è un concetto di diritto costituzionale, si traduce sul piano internazionale con il diritto a non scomparire, il diritto a non essere lesi nella propria dignità da un'estinzione equivalente ad una debellazia. Che se poi si va a vedere le costituzioni contemporanee è più o meno quello che residua della dignità quando si parla di resistenza al principio maggioritario, quel diritto all'esistenza minima, e dobbiamo ancora chiamare in causa la Costituzione tedesca, che corrisponde poi al contenuto essenziale dei diritti fondamentali cui le autorità pubbliche devono obbedienza. E qui ancora siamo nell'ambito del Grundgesetz. Benissimo. Se i giuristi devono calare il fatto che vedono oggi nel diritto e trovare le categorie di strumenti affinché sia riconoscibile il fatto nel diritto e quindi non si verifichino salti, il concetto di dignità ci consente di vedere che ruolo hanno i parlamenti oggi rispetto ad una società mondiale che si è settorializzata e frammentata, così come la rappresentanza che avrebbe dovuto sostenere come strumento di legittimazione la sovranità. I parlamenti oggi devono ricondurre all'interesse generale, Stato per Stato, ciò che viene ricostruito per interessi settoriali attraverso questo fenomeno che dal punto di vista domestico viene chiamato deterritorializzazione, funzionalizzazione, settorializzazione della rappresentanza politica e che dal punto di vista internazionalistico si è chiamato frammentazione del diritto internazionale.
al quale questo fenomeno, dal punto di vista del diritto costituzionale, si sono opposti due filoni, a loro volta, vado chiaramente per grandi categorie, molto rilevanti, e cioè la costituzionalizzazione delle organizzazioni internazionali e l'emergere di costituzioni civili, Gunther Teubner, David Schulli e tutto quello che sappiamo già. Per cui, studiare le condizioni di parità, inciso dimenticato nel cuore dell'articolo 11, significa secondo me ricordarci che attraverso tutti i concetti che ho molto sommariamente elencato, il ruolo dei parlamenti deve essere preservato nello stabilire quale sia il rapporto di omogeneità fra diritto internazionale e diritto interno. C'entrano i controlimiti, lo chiedeva Alessandra Mazzola, secondo me sì, secondo me è necessario costruire una teoria delle relazioni tra ordinamenti che abbia come obiettivo quello di capire in che modo il diritto internazionale si applica nel diritto interno senza perdere l'omogeneità tendenziale almeno fra questi due sistemi. Perché se si perdesse quell'omogeneità, il diritto interno di uno Stato prevarrebbe e il diritto interno dell'altro Stato verrebbe a soccombere. E se succede questo, il modello delle relazioni internazionali smette di essere quello della tripartizione fra Metternich, Grozio e Canto, presunto tale. Diventa quello del Großraum. Großraum che è il modello hitleriano delle relazioni internazionali. L'ho detto piano, ma in realtà è un concetto forte. Non è soltanto un modello di relazioni internazionali, è anche un modello giuridico con cui un certo Reinhard Höhm, operativo nei primi anni 30, sorreggeva le pretese internazionalistiche del Terzo Reich. Uno studioso molto importante tedesco del diritto costituzionale nazionale ed europeo, che si chiama Christian Jörges, insieme ad un indiano di lingua inglese, Narai Singhaleg, ha scritto nel 2003 un libro che si chiama The Darker Legacies of Law in Europe, nel quale sono contenute con estrema precisione tutte le ispirazioni del diritto contemporaneo delle tradizioni costituzionali dell'Europa che si rifanno apertamente o in modo criptato al diritto internazionale che si affermò nel crepuscolo di Weimar. Ecco, questo era un eufemismo più raffinato. Non ci sono quindi limiti formali che non siano quelli di una violazione sostanziale della dignità delle persone, come fu a Norimberga. Limiti formali che il diritto interno potrebbe opporre al diritto internazionale, ma limiti procedurali sì. E quei limiti procedurali prevedono che il Parlamento sia al corrente dettagliatamente di ciò che succede sulla scena internazionale. Chiudo con un cenno relativo alle armi. La sentenza del Tribunale Costituzionale tedesco di cui parlava Edoardo pone un principio molto chiaro. Non è necessario che, non è sufficiente che due o tre persone, per esempio i membri del COPASIR, sappiano che cosa mandiamo realmente in Ucraina, perché altrimenti non possiamo più misurare la differenza fra difesa e offesa che abbiamo posto alla legittimazione e giustificazione del nostro intervento. Fin dall'inizio. Se poi sappiamo da Igor De Bernardini che in realtà il diritto internazionale potrebbe non rendere del tutto equivalenti la difesa e il contrattacco, tutt'altro, o almeno rendere dubbia, sfumata questa nozione, ecco che noi se manteniamo la segretezza, noi parlo dell'Italia, se manteniamo la segretezza su che cosa mandiamo realmente in Ucraina, e noi potremmo mandare le pistole ad acqua come gli HIMARS o come armi ancora più potenti e quindi passare dalla difesa a qualcosa di diverso dalla difesa. E quindi non solo violeremmo il nostro diritto costituzionale, ma violeremmo anche il diritto internazionale, rispetto al quale invece dichiariamo di volerci conformare. Io mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie anche a Giuliano, perché, e poi quando leggerete vedrete, cioè non solo diciamo inizialmente proprio così, portato verso una penetrazione quasi di carattere psicologico del pensiero del costituente, ma poi ci ha ricordato questa profonda distanza che ognuno di noi vive tra ciò che vorrebbe essere e ciò che è, pensiero kantiano poi criticato da Hegel, e così è appunto questa la distanza che noi viviamo tra questa diciamo obbligo quasi universale, così almeno lo poneva Giuliano, obbligo quasi universale di pace, e poi ci giriamo intorno e vediamo guerre in ogni dove, ecco il dover essere ed ecco ciò che c'è. E ritorna di nuovo questa distanza tra, chiamiamolo anche il bene e il male, ecco, sempre per riprendere definizioni manichee, tra i controlimiti che lui ci ricorda, certamente nessuno li mette in discussione. Ma scusami Giuliano, quando mai la nostra Corte Costituzionale li ha applicati? La nostra non è quella tedesca, la nostra li afferma. Diciamo che ognuno ha le corti che si merita. No, non lo so dire.
ognuno le corti che si merita. La nostra Corte ha sempre affermato i controlimiti, ma dico io, non è mai riuscita neanche una volta ad applicarli. Quindi il punto non è se abbiamo il controlimite del Parlamento, ce l'abbiamo, che non lo puoi superare nelle guerre e che la partecipazione deve essere sostanziale. Ma io ti dirò di più, per me abbiamo un controlimite anche di carattere sostanziale, che non puoi andare in guerra a sostegno di un altro se prima non hai perseguito realmente la pace. Questo è un altro controlimite sostanziale. Ma secondo te la nostra Corte Costituzionale si scede la mattina e ce li applica? Ho seri dubbi. E con l'essere e il dover essere, andiamo avanti. Last but not least, Francesco spera il perseguimento della pace da parte dell'Unione Europea, lo strumento europeo per la pace. Credo di essere riuscito a... Okay. Ok, thank you. Allora, l'ingrato compito, ma anche l'onorato compito di finire questo convegno. Ragazzi e ragazze, bravissimi, grazie. Veramente io mi sento un ospite perché sono un europeista, inteso come cultore di diritto europeo e studioso di diritto europeo, e veramente sento onorato di essere in questa... diciamo associazione, dove avete veramente presentato una serie di teorie interessantissime, e mi rendo conto che forse dopo l'intervento di Giuliano il mio sarà più tranquillo. Lui è stato molto più veemente. Poi, parlando di Unione Europea, è difficile essere veementi. Allora, no, era solo per... No, è perché sto cercando di... Vado. Ok, allora, oggi brevemente vi parlerò dell'articolo che i coordinatori hanno pazientemente letto sullo strumento europeo della pace, e questo è l'indice, più o meno come è strutturato l'articolo, e la tesi principale... si può presentare tutto, con cui è strutturato, e il nesso che si ritrova e il perché abbiamo questo strumento europeo per la pace, dove io cerco di almeno evidenziare due importanti diciamo elementi. Uno è quello della pace intesa del perseguimento e mantenimento della pace come valore da parte dell'Unione Europea, secondo la costruzione costituzionale europea, e l'altro è quello che questo valore è inteso sempre nell'ottica della sicurezza. Si può andare avanti. E qui possiamo vedere come questo strumento e questo valore viene percepito ed è strutturato, inteso nei trattati dell'Unione Europea. Abbiamo gli articoli 3, 21, 42. Quello che va detto sicuramente è... almeno come nozione, che l'obiettivo di contribuire alla pace è tra quelli che guidano le relazioni dell'Unione Europea con il resto del mondo. Articolo 21 parla di preservare la pace, e sono sempre questi articoli, diciamo, programmatici, come li intendiamo noi europeisti, che guidano l'azione europea, come è stato detto dal professor Vellano, all'interno. Quindi l'Unione Europea, la Comunità Europea, nasce chiaramente per regolare la pace tra gli Stati membri e per preservare o mantenere o contribuire, queste nozioni verranno dette in seguito, alla pace nelle relazioni come principi guida quando l'Unione Europea si rapporta con il resto del mondo. Okay, questo articolo 21, per esempio, è l'articolo che guida ed è vincolante, ed è contenuto nel titolo 5 del Trattato sull'Unione Europea, e vincola tutte le azioni dell'Unione Europea,
con il resto del mondo. Ora, la parte più strutturale dice l'articolo 42 e 43 che questo viene fatto, diciamo, strumentalmente attraverso le missioni, eccetera. Quindi non, questo è quello che, diciamo, l'Unione Europea intende per, qui dice contribuire, poi preservare, mantenere la pace. Queste nozioni a volte si sovrappongono, a volte no. Quindi l'approccio sul, diciamo, dell'Unione Europea, come lo definisco, è quello con le missioni integrato. La dottrina lo definisce integrato, ossia l'Unione Europea prevede di si attribuisce la possibilità di intervenire in conflitti ante e post, quindi nella risoluzione, nel mantenimento, nella preservazione, e questa è chiaramente come definita da tanti, diciamo, anche studiosi di diritto internazionale e poi diritto delle relazioni esterne dell'Unione Europea, missioni Petersberg. Non ho toccato niente. Si può andare avanti con l'altro lucido, come si diceva un tempo. Ok, se funziona non so. Ok. Ora, quindi seguitemi, diciamo, su questo paradigma europeo trannesso, che pone questo nesso di sicurezza e pace come come due elementi essenziali, e questo paradigma si ritrova nello strumento europeo della pace, che costituisce, come ben sapete, lo strumento principale del finanziamento delle missioni europee per perseguire la pace all'esterno. Ora, perché è importante parlare di nesso? Perché si parla di nesso, relazione, correlazione tra sicurezza e pace? Perché l'articolo 21, paragrafo 5, contiene un principio importantissimo nelle relazioni esterne dell'Unione Europea, ossia il principio di coerenza. In inglese è consistency, lo preferisco, di la verità, però in italiano è coerenza, che significa, si può andare avanti, significa che tutte le politiche europee verso l'esterno devono essere coerenti tra di loro. Per questo motivo, quello che è unito, cioè sicurezza e pace, provengono, e che sono sintetizzate nello strumento europeo, provengono da due politiche diverse, ossia, secondo avanti, con tutto il lucido, da una parte il perseguimento della pace, si può andare avanti con tutto? Sì, esatto, è l'ultimo. Esatto, nella politica europea dello sviluppo, che è una delle politiche principali utilizzate dall'Unione Europea per perseguire la pace, e vi spiegherò perché, dall'altro la sicurezza attraverso la politica europea di sicurezza comune e politica di sicurezza e difesa. Avanti. E ora, questo percorso quindi che ci farà arrivare allo strumento europeo della pace, quindi parte dalla politica di cooperazione allo sviluppo, regolata dall'articolo 4, una competenza concorrente, dove l'obiettivo principale è sì l'eradicazione della povertà, ma più volte si è detto da parte non solo di strumenti politici, ma anche della dottrina e anche della Corte di Giustizia, che lo strumento di questa politica di cooperazione allo sviluppo va oltre l'eradicazione della povertà, ma guarda anche e soprattutto alla prevenzione dei conflitti armati, per perseguire, diciamo, tutti altri strumenti. Come ultimo, la Corte di Giustizia dice che la politica di sviluppo ha carattere ampio e non si limita all'eliminazione della povertà, ma persegue gli obiettivi di cui vi dicevo sopra. Per questo motivo io l'ho unito al nesso tra pace e sicurezza. Ora si può andare? Sì, grazie. Tecnico. E ora, la strategia globale. Ora, perché si parla di strategia globale? Sì, perché a questo paradigma della cooperazione allo sviluppo, dove si parla di prevenzione di conflitti attraverso la resilienza degli stati, l'Unione Europea in parallelo persegue attraverso strumenti programmatici la sicurezza, con cambi di paradigma principali come quello della strategia globale del 2016, dove l'Unione Europea
riconosce una certa consistenza nella sua azione esterna, ma anche la possibilità che la propria sicurezza dipende dalla pace oltre i propri confini. Quindi ritroviamo questo nesso tra pace oltre i confini, pace interna. Gli strumenti per perseguire quindi la pace all'interno della PESC non solo, diciamo, sono operazioni militari e civili per la pace e la sicurezza, dove l'Unione Europea dichiara di essere non solo uno strumento di potere civile, ma anche un potere coercitivo, si dota di strumenti di formazione e organizzazione migliori e si parla già di autonomia strategica, con la promozione di ordini, quindi come promuove la pace, promozione di ordini regionali cooperativi per il perseguimento della pace, ancora ritorna quell'approccio integrato e globale nei conflitti. Andare avanti. Questo cambio poi si ritrova tra la cooperazione allo sviluppo, la strategia globale, nello strumento europeo, qui vado cronologicamente, del 2021, dove al paragrafo 2 per contribuire alla pace si parla di rafforzamento della resilienza dei partner come e sviluppo interno, quindi resilienza interna come politica di sviluppo per perseguire la pace. L'articolo 1, rafforzamento della sicurezza interna e sostegno delle organizzazioni regionali. E poi ancora ritorna all'approccio integrato, quindi preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale da quell'altra strategia. Vediamo quindi come le due strategie convergono in questo strumento europeo per la pace. Gli strumenti utilizzati dallo strumento europeo della pace, che è vincolante, e l'espansione dei costi per le missioni, quindi più costi, questo richiamiamo al fatto che questo sostituisce la missione, lo strumento Athena, l'espansione dei costi e le azioni finanziabili, il mandato più ampio per le missioni, quindi quali strumenti vengono utilizzati per il perseguimento e mantenimento della pace, tutti questi, linee di finanziamento, costi comuni per missioni e operazioni, la seconda linea di finanziamento, attenzione e sostegno a paesi nel settore della sicurezza e consolidamento dello Stato. Ora arriviamo allo strumento più importante, che cambia anche il paradigma dello strumento europeo per la pace, che è la bussola strategica. Ancora, priorità su sicurezza interna, quindi l'Unione Europea si chiude, diciamo, si parla di Fortress Europe ancora di più, un senso di urgenza e una determinazione di rilunga maggiore di far prova di solidarietà e assistenza reciproca, si parla di più responsabilità europea, resilienza per i paesi del Mediterraneo, non si parla più di altri paesi. Vediamo tra gli elementi più importanti come strumenti importanza degli Stati Uniti, prima non si è mai parlato degli Stati Uniti, negli altri strumenti rafforzamento delle organizzazioni regionali, si parla per la prima volta di sovranità europea per perseguire la pace all'estero, solo quindi una sorta di condizionalità dove io ho messo interesse europeo first e poi. Diciamo, questo è uno schema che io ho fatto, che è alla base dello strumento europeo per la pace, dove c'è l'autonomia strategica che diventa quindi la parte più importante. All'interno di questo cerchio c'è l'EU come attore globale e la sicurezza interna che vanno di pari passo. Lo strumento quindi per perseguire ciò sono le missioni militari e civili. E l'ultima... Questo, diciamo, chiaramente ritorna in questa strategia le dichiarazioni con la NATO, dove ritroviamo la cooperazione allo sviluppo e ritroviamo anche diciamo, l'unico elemento di novità o quello interessante è il fatto che vengono menzionati Russia e Cina per la prima volta come veramente minaccia ai valori interessi, si parla anche di sovranità europea. Bene, io ho finito, grazie mille. Grazie. Grazie che sei dovuto andare un po' di corsa alla fine, ma io direi che perché... Non possiamo che chiudere, esatto. Ci dispiace non poter aprire il dibattito, ma chiunque volesse parlare con noi... Ah, ce l'abbiamo, ci hanno detto che ce ne dobbiamo andare. Allora, siccome delle domande noi avevamo posto, chi di voi volesse rispondere è pregato di venire qui, anche più di una persona. Non so se vuoi rispondere alla domanda che avevo posto, se no no, se no ci salutiamo amabilmente. Prego, inizia a venire. Prego, vieni, Renato, chiunque voglia venire. Non è una replica, è solo un ribadire un concetto, vi è venuta un'idea nuova, che ne so.
Capita. Devo capire se avevo interpretato bene, la sua posizione e la sua interpretazione. Da quello che ho capito, anche in caso, di aggressione, l'eventuale sostegno, ad esempio attraverso forniture di armi a un paese, aggredito, dovrebbe comunque essere subordinato a un previo passaggio, che è quello di un tentativo di risoluzione pacifico delle armi. Ho capito correttamente, la posizione. Allora, devo dire che la posizione, mi convince. Ora, la domanda è, ma questo tentativo è stato esperito nel caso del conflitto russo-ucraino? Secondo me sì, e provo a spiegare perché. E provo anche a spiegare perché, invece, sono più d'accordo con, per esempio, quanto diceva Edoardo Caterina, su dubbi di carattere procedurale. Sulle procedure, sulla trasparenza. Dove lo vedi tu questo? Però, dal punto di vista, invece, sostanziale, il punto è questo, che dal dicembre del 2021 al febbraio del 2022 ci sono stati 3 mesi di interlocuzione tra l'Unione Europea, ricorderete tutti per esempio la famosa foto di Macron e Putin, nel quale sono state sottoposte delle proposte, a mio avviso anche plausibili, che avrebbero garantito per esempio alla Russia delle garanzie di sicurezza, per evitare, il conflitto. Quindi questo tentativo è durato 3 mesi. Tra l'altro, questi 3 mesi il diritto internazionale era già stato violato, perché la Russia non è che viola il diritto internazionale dal 24 febbraio, lo viola dal dicembre del 2021, quando ammassa truppe al confine, e ammassare truppe al confine di un paese minacciando l'uso della forza, già questo è in palese violazione del diritto internazionale. Quindi il tentativo, le interlocuzioni ci sono state in questi mesi, ci sono state anche successivamente. Ricordo per esempio che una delle figure per gestire un abbozzo così di negoziato fu il famoso oligarca Roman Abramovich, che era considerato molto vicino a, agli ucraini, quindi una possibile figura di mediazione. Scusami, Renato, perché sì. Il tentativo sarebbe, però se fate chiasso non si capisce, il tentativo sarebbe stato soddisfatto dal fatto che delle telefonatine che faceva Macron, che fondamentalmente sono stati 3 mesi di interlocuzione in cui c'erano delle bozze che sono state presentate. Però se tu a ciò aggiungi anche un altro elemento importante, secondo me, e questo è emerso da oggi, è l'obbligo di perseguire la pace, è un obbligo che non è che si può considerare assolto perché Macron ha fatto il tentativo. Noi facciamoci la domanda in casa. Noi questo tentativo... Sono stati 3 mesi di interlocuzione, non è stata una telefonata. No, ma l'Italia, guarda l'Italia, cioè l'obbligo di perseguire la pace. L'obbligo di perseguire la pace è stato la Russia, scusate, Macron, quando va a Mosca, va in rappresentanza dell'Unione Europea. Ho capito, ma secondo quindi, te la proposta che fa, ve la ricordate la proposta dell'all'epoca ministro degli esteri Di Maio, quando eravamo sotto il governo Draghi, era una proposta... che aveva 4 punti, uno di questi punti prevedeva che la Russia sedesse al tavolo delle avviate di future trattative, abbandonando i terreni, il territorio che aveva occupato. E questa, secondo te, una proposta che può far considerare quel tentativo come perseguito in maniera praticabile, cioè concreta, efficace? E io non credo, forse più il tentativo che fece la Cina, che però dall'America per ragioni di carattere diverso fu considerato ridicolo, cioè la Cina disse che si seggano entrambi allo stesso tavolo e che avvino con un cessate il fuoco, quindi un passo indietro da parte di ciascuno. La proposta di Di Maio era un passo indietro solo da parte della Russia, che capisco che era il paese occupante, però la Russia da parte sua pensava di avere ragione, quindi... Ma noi possiamo anche... mi sembrano tentativi portati. Noi possiamo... Io posso anche seguire una parte del ragionamento nella misura in cui c'è una critica politica al non esperimento di questo tentativo a Baza. Ma se poi trasferiamo questo ragionamento sul piano giuridico, come va poi a individuare la soglia, lo standard oltre il quale il tentativo è stato, cioè è impossibile, quindi nel momento in cui, dal mio punto di vista, ci sono 3 mesi di interlocuzioni prima del conflitto, ci sono dopo il conflitto altre interlocuzioni e chi ha provato a negoziare è finito avvelenato, magari la critica
deve essere svolto sul piano politico, non più sul piano giuridico. Ecco, questa è la mia modesta opinione. Cioè, non è più possibile a quel punto dire l'Italia ha violato il diritto internazionale perché non ha esperito il tentativo. Cioè, attenzione a dire che l'Italia ha violato il diritto internazionale, perché cosa dovremmo dire poi della Cina, che fornisce armi non allo Stato aggredito, ma allo Stato aggressore. Cioè, quindi attenzione. Però il fatto che nei due decreti legge 14 e 16 non ci sia una parola a favore della pace, neanche in quella risoluzione, io direi acqua fresca, che votarono Camera e Senato, e questo la dice lunga su un tentativo effettivamente perseguito. Ma sono d'accordo. E qui siamo sul piano della critica politica alle scelte del Parlamento italiano. E su questo io sono anche d'accordo. Qui la distinzione tra politico e giuridico è labile. Però è il nostro mestiere. Dobbiamo trovare, è il nostro mestiere trovarla, no? Grazie. No, se vuoi, non è un scusate, no. Scusate, ho monopolizzato il presidente. Ancora tempo. Rapido, faccio sentire. Vai. C'è una battuta dicendo hanno tutti ragione. Bravo. per risolvere il problema. Allora, per dire, rispondere, hanno negoziato sì o no? Sì e no. Penso che ci sono stati dei tentativi, questo è vero. I tentativi si sono arenati. In questo momento si sta violando l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie. Antecedentemente no, probabilmente. Però vi inviterei a riflettere su un punto, cioè che cosa inficia, diciamo così, la posizione degli stati occidentali a proposito dell'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie? Le loro dichiarazioni. Perché gli stati occidentali stanno dicendo che non sono in guerra con la Russia, non stanno esercitando il diritto di legittima difesa collettiva, non sono in controversia con la Russia, perché l'assistenza militare che stanno fornendo all'Ucraina è un mero supporto all'esercizio del diritto di difesa individuale dell'Ucraina. Quindi è l'Ucraina che è in controversia con la Russia, non noi. Lo stiamo dicendo loro, non stiamo dicendo noi. Quindi è lì che casca, se mi permettete, un po' l'asino della posizione degli stati occidentali su questo punto specifico, non sull'aggressione della Russia, lasciamo stare questo aspetto, non è in contestazione. Quindi è lì che casca il punto, perché quella invece è una misura di legittima difesa collettiva. Rispondo poi al collega che mi è succeduto, perché questo aspetto non l'ho trattato nell'esposizione orale, ma nel paper c'è. E cioè, queste misure di assistenza militare comportano uno stato di belligeranza per l'Italia, sì o no? Dal punto di vista del diritto internazionale, no. Perché? Perché secondo la giurisprudenza Tadic, Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia, la belligeranza è uno stato di ostilità attiva. Bisogna partecipare alle ostilità sparando, cioè per semplificare. Quindi la belligeranza dal punto di vista del diritto internazionale con le misure di assistenza militare non c'è, però c'è la legittima difesa collettiva, quindi rientriamo nello ius ad bellum. Faccio due altre brevi osservazioni. La prima riguarda, ma perché abbiamo l'articolo 11 della Costituzione? Perché c'è il Giappone? Perché c'è la Germania? Perché noi eravamo gli stati sconfitti? Dovevamo entrare nelle Nazioni Unite? Sì, però la Francia è diverso. Perché in modo diverso. Perché l'origine della disposizione, condivido, viene da lì. Però il problema sta nel fatto che questi tre stati in particolare dovevano aderire alle Nazioni Unite, cosa che la Francia questo problema non c'aveva, e soprattutto si trovavano sotto la minaccia dell'uso della forza, ex articolo 107 dello Statuto delle Nazioni Unite, perché questo ce lo scordiamo sempre, ma quella disposizione lì c'è ancora. Cioè gli stati del Consiglio di Sicurezza, teoricamente, in teoria, potrebbero adottare misure armate contro l'Italia se l'Italia, come conseguenza di quella guerra, adottasse misure contro di loro, e anche potrebbero persino aggredirci. Quindi questo aspetto qua noi non ce lo dovremmo mai dimenticare. Questa è una posizione molto diversa da quella della Francia, perché la Francia non ha questo problema. Questo è un po' il punto. Quindi chiudo semplicemente dicendo, per rispondere, che il diritto internazionale, per semplificare, purtroppo ha un difetto, che è utopistico. E questo lo